bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon pomeriggio e buona domenica, ancora in nostra compagnia con tanto calcio da proporvi, soprattutto da raccontarvi in presa diretta. Il piatto forte sarà il match di Serie A tra Atalanta e Pescara, fischio d'inizio tra poco meno di mezz'ora, ma anche la Serie D. Ieri c'è stato un anticipo, quello tra San Nicolò e Pineto, oggi seguiremo le altre squadre che interessano le abruzzesi. Come sapete invece il Teramo per la Lega Pro giocherà più tardi alle 18:45. Oggi tutte le gare di Lega Pro subiranno il posticipo di un quarto d'ora per via di una protesta per dire no alla violenza, una decisione presa insieme da Lega Pro e Associazione Italiana Calciatori. Si sta già giocando ad Avezzano, match di Serie D, il risultato è cambiato, stiamo per andare da Roberta Di Sante. Nel frattempo vi dico che si è concluso pochi minuti fa il lunch match di Serie A, il Napoli ha battuto anche con un pizzico di sofferenza l'Empoli per 3-2, qui vediamo la schermata. Il Napoli che aveva di fatto chiuso la partita nel primo tempo con un gol di Mertens, una doppietta di Insigne, Mertens che aveva anche fallito un calcio di rigore. Poi nell'ultimo quarto d'ora l'Empoli ha riaperto la partita con una punizione di El Khadouri, con un rigore trasformato da Maccarone, qualche brivido finale, ma il Napoli ha portato a casa questi tre punti. Ieri Milan-Genoa 1-0, Torino-Inter 2-2. Prima di collegarci con Paolo Renzetti dall'esterno dello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, andiamo dunque ad Avezzano per le formazioni, ma anche per la novità, la vedete già in sovrimpressione, c'è il gol del Trestina. Buon pomeriggio a Roberta Di Sante. Roberta, due minuti. Buon pomeriggio Andrea, siamo al sesto minuto qui al Dei Marsi di Avezzano e come dicevi tu subito cattive notizie per la formazione abruzzese, perché al secondo minuto il Trestina è passato subito in vantaggio, traversone dalla sinistra per Nonni sul secondo palo che ha insaccato di testa. Intanto c'è la risposta dell'Avezzano con Padovani, il suo tiro viene però ribattuto dalla difesa, dunque partita già viva nei primi minuti con il Trestina che è passato in vantaggio appunto in virtù della rete di Nonni. Vi do subito le formazioni, Nonni che tra l'altro rientrava dalla squalifica. E allora iniziamo da quella della formazione ospite: squalificato Matteo Badi, tra i pali fa il suo esordio in Serie D il classe 98 Buoncompagni, poi Ascione, Cignarini, Iozia e Nonni la linea difensiva, Vinagli, Cicchetti e Salis a centrocampo, i tre davanti sono Liurni, Ridolfi e Ceccagnoli. A disposizione di mister Riccardo Zampagna in panchina, Traversini, Maggioli, Della Spolentina, Buini, Marinelli, Merlini, Saleppico, Q e Morbidoni. Andiamo con la formazione dell'Avezzano: Lewandowski tra i pali, Assisi, Leito, Menna e Tabacco in difesa, quindi Sassarini, Di Paolo e Deramo a centrocampo, il tridente d'attacco, Bittaie, Marolda e Padovani. Calcio d'angolo in questo momento, nulla di fatto, quindi dunque all'ottavo minuto 1-0 in favore del Trestina. Io ti restituisco la linea. Grazie, grazie a Roberta Di Sante. Dunque Trestina in vantaggio, il Trestina allenato da Riccardo Zampagna, indimenticato bomber di Serie A con tante casacche, tra cui quella dell'Atalanta. Atalanta che tra poco sfiderà il Pescara. Allora io do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Ciao Paolo.
Ciao Andrea, buon pomeriggio da Bergamo. Siamo all'esterno, come dicevi giustamente tu, dello stadio Atleti Azzurri d'Italia, dove tra poco più di 20 minuti inizierà questa partita tra la formazione Orobica ed il Pescara. Andiamo subito con le formazioni perché c'è qualche ghiotta novità, una in particolare per quanto riguarda il Pescara. Pescara che schiererà il consueto 4-3-3 per l'Atalanta, il modulo caro a Giampiero Gasperini del 3-4-3. Partiamo proprio dalla formazione di casa, l'Atalanta che giocherà con Gollini in porta, Toloi, Caldara e Masiello in difesa, Atebor, Cristante, l'ex di turno, Freuler e Spinazzola a centrocampo con Grassi, Petagna e Gomez in attacco. C'è da vedere se sarà veramente Grassi il giocatore che agirà a ridosso di Petagna e Gomez o se potrebbe essere anche l'ex biancazzurro Cristante oppure Freuler. Lo vedremo ovviamente quando le squadre saranno schierate sul terreno di gioco. Andiamo anche con la panchina della squadra di casa con Berisha, Rossi, Zucanovic, D'Alessandro, Migliaccio, Pesic, Chessy, Paloschi, Raimondi, Mounier, Melegoni e Bastoni. L'allenatore è l'ex biancazzurro ai tempi, giocatore del Pescara, ai tempi di Giovanni Galeone. Come dicevamo, Giampiero Gasperini, che in settimana ha speso belle parole per ricordando la sua esperienza sicuramente positiva in riva all'Adriatico. E parliamo proprio del Pescara, Pescara con diversi assenti, che risponde con il 4-3-3 con Bizzarri in porta, in difesa Crescenzi, Bovo, Coda e Biraghi, centrocampo Memusciai, capitano della formazione biancazzurra, Montari e Verre. In avanti la ghiotta novità che vi anticipavo qualche secondo fa, con Zampano che dovrebbe agire, usiamo il condizionale ma sarà quasi certamente così, come attaccante esterno assieme a Cerri e Benali. Vediamo anche la panchina della squadra di Zdenek Zeman con Fiorillo, Castanos, Campagnaro, Beibec, questi due ultimi giocatori tornano a disposizione seppure per la panchina, poi Brugman, Mitriza, Muric, Koulibaly. Panchina per il gioiellino del Pescara, il senegalese Mamadou Koulibaly, poi Kubas, Fornasier e Milicevic. Una partita importante per il Pescara, anche bisogna dirlo in virtù del risultato del Castellani di Empoli, gara che come ricordavi tu si è conclusa, Andrea, con la vittoria del Napoli per il 3-2, solo con una vittoria ovviamente il Pescara potrebbe continuare ad alimentare speranze di salvezza riducendo le distanze dalla formazione toscana. Diciamo anche per quanto riguarda questa partita che ci sono assenze importanti dall'una e dall'altra parte. Nel Pescara non c'è Caprari, non c'è neanche Bruno che è squalificato. Per quanto riguarda l'Atalanta, da sottolineare i forfè di Chessy, di Kurtic, giocatori importanti titolari della formazione nerazzurra che è un po' la rivelazione di questo campionato nonostante il 7-1 subito domenica scorsa a San Siro con l'Inter. E questo risultato non ha sicuramente però raffreddato l'entusiasmo che si sta vivendo in terra bergamasca, perché oggi sono annunciati oltre 16.000 spettatori per questa partita che non è sicuramente calendario e classifica alla mano, una gara di cartello per il Pescara, seguito qui in Lombardia da un centinaio di tifosi. Come detto, l'ennesima possibilità in questo campionato davvero strano, particolare, con le ultime quattro squadre che, della classifica che continuano a marciare a ritmi davvero ridotti, la possibilità di continuare solo però in caso di vittoria, lo ripetiamo, ad alimentare speranze di salvezza. A te Andrea. Beh Paolo, alcune considerazioni mi vengono da fare, giudicare dalla formazione scelta da Zeman. È evidente che ci sono delle bocciature, perché non voglio pensare che ci siano problemi di natura fisica. È vero che Brugman, perché di lui anche che voglio parlare, è vero che Brugman non è al 100% della condizione, però si è allenato in questi giorni, in queste settimane, regolarmente con il gruppo. A proposito, avete visto l'aggiornamento, Alfonsini di Jesina 0-1, vi ricordo che sia l'Aquila sia la Vastesse scenderanno in campo alle 15, non alle 14.30, sarà un antipasto di quello che accadrà in maniera definitiva dalla prossima settimana con il cambio di orario. Tornando al Pescara, Brugman non è al top, ma comunque si è allenato sempre in gruppo, sta abbastanza bene e non gioca neanche oggi, pur con l'assenza di chi solitamente gioca metodista, cioè Bruno. E poi lì davanti Paolo, Mitriza non è al meglio, viene scelto Zampano e non Castanos, che peraltro è stato anche provato in settimana. Quindi mi sembra siano due bocciature per quanto riguarda questi due calciatori. Paolo.
Sì, sicuramente per Brugman lo è l'ennesima occasione in cui si poteva vedere in campo il giocatore uruguaiano, considerando anche, come dicevi giustamente tu da studio, l'assenza di Bruno, che è squalificato e che aveva sempre giocato titolare con Zeman. Si pensava che potesse essere arrivato davvero il turno per Brugman, così non è stato. E poi l'impiego di Zampano in una posizione sicuramente non sua, non abbiamo visto quasi mai questo giocatore giocare in questa posizione del campo, anche se non è questa una novità assoluta. Certo, Mitrizza non è al meglio, l'avevamo visto anche nell'allenamento dell'altro ieri, che si era fermato per un problema alla coscia. Si pensava potesse essere la volta del giocatore arrivato dalla primavera della Juventus, invece Zeman ha tirato fuori dal cilindro questa decisione, facendo proprio giocare Zampano, Francesco Zampano, in una posizione molto più diciamo da attaccante esterno, comunque in una posizione diversa sostanzialmente da quella che... Ecco, riprendiamo la linea, perché probabilmente c'è qualche piccolo problema sulla linea audio-video. Forse abbiamo ripristinato il collegamento, almeno per quanto riguarda la parte audio. Paolo, puoi finire il tuo discorso? Ok, allora ci sono ancora dei problemi, va bene così. Io ringrazio per il momento Paolo Renzetti, allora gli do modo di raggiungere la sala stampa dello stadio Atleti Azzurri d'Italia, la tribuna stampa da dove ci racconterà le fasi salienti di Atalanta-Pescara. Peraltro tra poco ascolteremo una intervista che lo stesso Paolo Renzetti, insieme con Gaetano Terio di GT Fotovideo, ha realizzato stamani all'avvocato Donato Di Campi, procuratore tra gli altri di Marco Verratti, ma procuratore tra gli altri anche del gioiellino biancazzurro Mamadou Coulibaly, che proprio in occasione di questo Atalanta Pescara ha ricevuto la prima convocazione nella lista dei 23 di Zeman, e dunque con lui si è affrontato questo discorso relativo a Coulibaly, relativo più in generale al Pescara, ma anche gli ultimi sviluppi per quanto riguarda il suo principale assistito Marco Verratti, finito un po' al centro di feroci polemiche in Francia per quanto accaduto, soprattutto dopo l'eliminazione in Champions League del Paris Saint-Germain ad opera del Barcellona. Facciamo una cosa, torniamo a collegarci con lo stadio dei Marsi di Avezzano per la partita Avezzano Sporting Trestina, dopodiché torneremo per ascoltare le parole di Donato Di Campi. Allora torniamo per un paio di minuti da Roberta Di Sante. Ah, ok, allora se ci sono ulteriori problemi possiamo ascoltare ora l'intervista a Donato Di Campi. Ah, c'è Roberta Di Sante. Due minuti, Roberta. Sì Andrea, eccoci di nuovo in collegamento dal Dei Marsi, sempre 1-0 in favore dello Sporting Trestina, che adesso prova di nuovo la conclusione con il centravanti Ridolfi, ci arriva Lewandowski e spedisce a lato. Dunque ancora formazione ospite che nei primi minuti è molto attiva, sono partiti subito forti i giocatori umbri, che attende invece la reazione della formazione di casa, che però non riesce ancora ad essere concreta. L'unico calcio di punizione, quello di Teramo, alto sulla traversa, per ora l'unica occasione della formazione guidata da Pino Tortora, un Avezzano che praticamente si trova in una situazione abbastanza tranquilla di classifica in questo momento, lontano sia dalle zone alte che da quelle pericolose. Ricordiamo anche che mister Tortora deve rinunciare a Serrano di Genova, Colombo e Muzzilli, tutti infortunati.
nella formazione a dirigere l'incontro è il signor Luca Bergamin, non l'avevo detto prima, della sezione di Castelfranco Veneto, in questo primo frangente, oltre all'occasione del gol subito in avvio, che ha tagliato un po' le gambe alla squadra di casa con il colpo di testa vincente di Nonni sul secondo palo, anche una conclusione di Cecchetti dal limite, parata da Lewandowski e con la testina che continua ad attaccare. Per il momento io ti seguirei la linea quando sono passati Bene. quasi 19 minuti dal Grazie, grazie a Roberta Di Santa. Allora facciamo il giro di schermata vedendo Serie A, Lega Pro e due gironi di Serie D. Lega Pro vi dico che stanno iniziando in questo momento o sono iniziate da pochissimo le gare, visto appunto questo ritardo concordato da Lega Pro e Assocalciatori, ritardo di un quarto d'ora su tutte le partite. Allora, la Serie A, abbiamo visto prima i risultati degli anticipi, le partite odierne, dopo quella di Empoli, sono Atalanta-Pescara, Bologna-Chievo, Cagliari-Lazio, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Juventus alle ore 15. Alle ore 18 Udinese-Palermo e poi chiuderà la 29ª giornata Roma-Sassuolo, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Vediamo la Lega Pro con le gare che sono iniziate a Reggio Emilia e a Bolzano, 0-0 Reggiana-Mantova e Südtirol-Albino-Leffe. Poi alle ore 16 e 45 si giocheranno Ancona-Pordenone, Ferralpisarò, San Benedettese, Lumezzane-Maceratese, Modena-Padova, Parma-Fano. Alle 18:45 Teramo-Gubbio, alle 20:45 Sant'Arcangelo-Forlì. Domani sera il derby veneto tra il Bassano e la capolista Venezia, lanciatissima verso la vittoria del campionato. E siamo in Serie D, girone F, si torna in campo dopo la sosta per la disputa del torneo di Viareggio, cui partecipa anche la selezione della Serie D. Come detto, la Jesina è già in vantaggio ad Alfonsini 1-0, gol di Sciba al quarto minuto, poi sono sullo 0-0 le altre partite. Ecco, c'è una variazione in questo momento perché il Campobasso si è portato in vantaggio sul campo della Civitanovese. Poi sono sullo 0-0 Castelfidardo San Maurese, Fermana Materica, che è il big match di questa giornata. Diciamo che con un risultato positivo di oggi la Fermana virtualmente staccherebbe il pass per la Lega Pro. Monticelli Agnonese che si gioca sul neutro di Monte San Giusto e sono le partite che si stanno giocando in questo momento. Giocate ieri, dunque sono i risultati definitivi. San Nicolò Pineto finita 1-1 con il botta e risposta nel finale di partita. Il vantaggio del Pineto è la rimonta del San Nicolò e poi lo 0-0 tra San Marino e Vispesaro. Alle ore 15, come detto, la gara tra Vastese e Romagna Centro. Vediamo anche il girone G. Questi i risultati al momento: al Balonga Latte Dolce Sassari 1-0, Arzachena Lanusei 0-0, l'Avezzano è sotto di un gol contro lo Sporting Trestina, rete segnata da Nonni in apertura, poi Città di Castello Rieti, Flaminia Monterosi, già abbiamo messo lo 0, il 3-0 a tavolino del Muravera sul Foligno escluso dal campionato e poi Torres Ostiamare. Alle ore 15, oltre che Vivi El Totevere Sansepolcro, l'Aquila, si giocherà anche la partita tra Norese e San Teodoro, uno dei tantissimi match di quest'anno in salsa sarda, uno dei tantissimi derby sardi. Allora andiamo ad ascoltare l'ampia intervista rilasciata a Paolo Renzetti dall'avvocato Donato Di Campi e poi rientriamo. Oggi a Bergamo per seguire Atalanta Pescara c'è anche l'avvocato Donato Di Campi, procuratore di Marco Verratti, ma anche del giovane Koulibaly, è un po' l'astro nascente del calcio biancazzurro, contrattualizzato l'avvocato Di Campi da poche settimane, ma già richiesto da diverse big del nostro calcio. Diamogli ancora tempo, ha giocato soltanto due partite dalla primavera. Chiaramente c'è molta testa su questo ragazzo, non so se va in panchina, in tribuna, se giochi, questo non so dirlo, però è già un primo traguardo essere nel gruppo del Pescara ed essere apprezzato dall'allenatore. Il resto lo dovrà fare il ragazzo sul campo. Ragazzo che però ha ricevuto già gli apprezzamenti di Zeman, il Boemo parla poco, ha detto è un giocatore su cui si può lavorare, su cui ci sono prospettive comunque. E io spero che lavori bene sul ragazzo perché sicuramente Zeman è una garanzia
per far crescere i giovani. Ho già detto a Mamadou che avere un maestro come Zeman può rappresentare la garanzia della sua vita. Seguire la vita a lui e alla sua famiglia. Io chiedo all'avvocato Di Campri, proprio parlando di Zeman e del Pescara, secondo lei, avvocato, è stato tardivo il cambio in panchina, doveva arrivare prima Zeman, per quanto riguarda proprio la guida tecnica, secondo lei cosa bisognava fare quest'anno per cercare di evitare di arrivare a questo punto della stagione con 12 punti classifica? Guardi, io non sono per i cambi degli allenatori, perché chiaramente io credo che sia più questi cambi sono dettati soprattutto sotto l'aspetto psicologico sui ragazzi. Adesso dire se è presto o tardi è roba già fatta, quindi andremo a fare dietrologia che non ha senso. Il dato oggettivo è che Zeman è sulla panchina del Pescara in questo momento e che sta cercando di costruire non tanto quest'anno, che mi sembra una stagione già compromessa, ma piuttosto la stagione del prossimo anno, che se sarà in B, come è molto probabile, vedrà un Pescara protagonista. Quindi lavorare adesso in vista della prossima stagione è comunque un vantaggio, avere già l'allenatore per il prossimo campionato, che sia Serie A o Serie B, però ci sarà quasi sicuramente uno stravolgimento nell'organico attuale in vista della prossima stagione. Ma sicuramente, penso che Zeman sia una garanzia per il Pescara, lo ha già dimostrato in passato, e esiste una specie di connubio tra il Pescara e Zeman, un'unità importante che potrà sicuramente portare bene per il futuro. Avvocato Di Campri, parliamo un attimo anche di Marco Verratti, tra i 5, probabilmente 10 giocatori più richiesti al mondo, richiesti dalle formazioni che fanno la storia oggi del calcio mondiale. La domanda che tutti si fanno è questa: Marco Verratti il prossimo anno giocherà ancora con il Paris Saint-Germain? Ha un contratto fino al 2021, quindi dovrà giocare per forza con il Paris Saint-Germain, quindi al momento non ci sono dubbi, lui è una persona rispettosa, poi se ci daranno ad andare via andremo via. Però nelle ultime settimane c'è stato qualche problema, qualche polemica per Verratti sui giornali francesi, questo potrebbe indurre il giocatore a ripensarci, oppure sono, diciamo, polemiche passeggere che lasciano un po' il tempo che trovano? Sono polemiche passeggere, però sono molto gravi. Lei fa questo mestiere, può capire quando viene denigrata una persona sui giornali con notizie completamente false, destituite di ogni fondamento, e si entra nel personale, non sull'aspetto tecnico, perché noi riteniamo che se si commenti l'aspetto tecnico nessuno dice nulla, ma quando si entra sulla sfera personale del ragazzo dicendo tra l'altro anche bugie, allora questo sì è molto grave, soprattutto perché queste illazioni riguardano situazioni come l'alcolismo, che noi contestiamo, e soprattutto perché stiamo rinnovando contratti milionari che possono essere inficiati proprio da queste notizie. Tant'è che abbiamo querelato sia l'Equipe, sia un giornalista francese che si chiama Daniel Riolo, che di RMC, una radio, un'emissione molto seguita in Francia. E dalla giustizia francese esigiamo certezze, soprattutto per un campione come Marco, che ha fatto della sua vita un modello, soprattutto non è andato mai oltre il dovuto, e che intendiamo far rispettare. Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, se e quando Marco Verratti lascerà il Paris Saint-Germain, una di queste potrebbe essere la destinazione di Verratti. Ne è mancata qualcuno, ne hai detto soltanto molto poche, quindi nell'arco. Non le più importanti sono queste. Nell'arco ci sono un po' tutte, dai, adesso è assolutamente prematuro, non mi va di parlare di queste cose. Parliamo di Marco, che è la più bella realtà del calcio europeo e deve essere un orgoglio per il nostro Abruzzo. Credo che sia l'immagine più bella che possiamo esportare nel mondo. L'ultima, avvocato Di Campri, mancano ancora tanti anni, però probabilmente il desiderio di Marco sarà quello di chiudere la sua prestigiosa carriera con la maglia biancazzurra del Pescara.
ma io lo vedo più come presidente del Pescara fra qualche anno. No dai, adesso è davvero prematuro, ha 24 anni, lasciamolo tranquillo fare la sua carriera tranquillamente. Lui ha la maglia del Pescara tatuata sulla pelle, non c'è istante che non veda la partita del Pescara o si informi della situazione del Pescara, è il primo tifoso della squadra biancazzurra, su questo ne potete stare certi. Queste le parole dunque di Donato Di Campri al microfono di Paolo Renzetti. Di Campri che oggi assisterà alla partita dunque tra Atalanta e Pescara, e noi torniamo proprio allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per seguire anche i primi due minuti di partita e ovviamente anche il fischio d'inizio con la voce di Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Andrea, prendiamo nuovamente la linea qui dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Siamo in leggero ritardo perché solo da qualche istante le due squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco. Davvero grande coreografia nella curva nord, quella dei tifosi bergamaschi, con dei cuori bianchi esposti in pratica da tutti i tifosi presenti nel settore che si trova alla nostra sinistra. Pescara che attaccherà proprio sotto la curva degli ultra bergamaschi, dunque dalla destra alla sinistra della nostra postazione di tribuna stampa. Pescara nella consueta maglia biancazzurra, l'Atalanta con una maglia blu a strisce nerazzurre, con pantaloni e calzettoni neri per i giocatori della formazione orobica. In curva sud, nel settore ospite, sono presenti un centinaio di tifosi del Pescara e tra l'altro vi diciamo che è stato esposto anche uno striscione dai tifosi biancazzurri presenti qui a Bergamo, in cui è scritto Sebastiani vattene. Questo striscione che è stato attaccato dai tifosi del Pescara proprio nella parte inferiore dove si trova una parte destra del settore normalmente occupato dalle tifoserie ospiti qui allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Dunque tutto pronto, dirigerà l'incontro il signor Fabbri della sezione di Ravenna, l'arbitro che molti lo ricorderanno diresse la partita finalissima di ritorno dei playoff di due stagioni fa tra Bologna e Pescara. Gara iniziata in questo istante, primo pallone toccato dal Pescara, perde subito il pallone la formazione in maglia biancazzurra, può ripartire l'Atalanta in avanti, il primo attacco della squadra di casa sul settore di sinistra con Gomez che controlla il pallone, lo difende per l'intervento di un avversario, si tratta di Zampano e non c'è fallo, c'è il servizio per Muntari che poi lascia partire Memusciai, il corridoio sbagliato di Memusciai del capitano del Pescara, anzi di Verre per Cerri, con la difesa dell'Atalanta con Masiello che ha recuperato il pallone. Masiello osserva lo schieramento dei compagni, invita i propri compagni di squadra a portarsi in avanti, poi il pallone per Brian Cristante, l'ex biancazzurro che a gennaio ha lasciato proprio l'Abruzzo per venire qui in terra lombarda. Attacca ancora l'Atalanta sul settore di destra, pallone però non controllato a dovere da Otebor, poi dalla parte opposta c'è il rilancio della difesa biancazzurra, pallone che termina sui piedi di Toloi, Toloi all'indietro per il portiere Gollini che oggi prende il posto di Berisha, solitamente portiere titolare della formazione di casa. Si gioca da 1 minuto e 10 secondi qui allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, 0-0 ovviamente tra Atalanta e Pescara, e l'Atalanta che controlla il pallone con Caldara che realizzò il gol vittoria della gara di andata. Ricorderete una gara particolare perché contraddistinta, contrassegnata anche da una scossa molto forte di terremoto proprio durante la gara di andata. Il gioco fu interrotto per 2-3 minuti dall'arbitro, molti spettatori abbandonarono gli spalti dello stadio Adriatico, poi nel secondo tempo arrivò il gol vittoria di Caldara, gol che servì alla formazione bergamasca per violare lo stadio Adriatico, per guadagnare i 3 punti in quella partita. Attacca il Pescara, Concerdi perde però il pallone, l'ex lancianese, dunque può ripartire in avanti la squadra di Giampiero Gasperini. Si gioca da 3 minuti esatti sul nostro cronometro, 18.000 gli spettatori presenti allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, dove il punteggio è di Atalanta 0 Pescara 0. A te Andrea. Perfetto, grazie a Paolo Renzetti. Scendiamo in Serie D e andiamo a Sansepolcro per il match, immagino iniziato da poco, tra Vivi Altotevere e L'Aquila. Buon pomeriggio a Paolo Tilli. Sì, grazie. Qui la partita è iniziata da 2 minuti e mezzo e gli spettatori sono molti meno dei 18.000 dell'altro stadio. Immaginiamo. Comunque c'è una delegazione di una cinquantina
di sostenitori della formazione abruzzese dell'Aquila, 2 minuti e mezzo dal fischio d'inizio, 0-0 il punteggio. Le vedo le formazioni che sono scese in campo. L'Aquila è in campo con Farroni, Arboleda, Pietrantonio, Sterpa, Pepe, Pupeschi, Minincleri, Ranelli, Noman, Valenti, Dictevicius. A disposizione dell'allenatore, che qui conoscono molto bene, per Francesco Battistini, che ha allenato il Sansepolcro a suo tempo, a disposizione in panchina ci sono Esposito, Sieno, Gagliardini, Sbarzella, Carice, Rovo, Ruggini e Caglio. Il Sansepolcro replica con Davide, De Santi, Giordi, Innocenti, Birs, Terzini, Mortaro, Mattia, Bortolussi, Gorini e Mencaglia, a disposizione di Massimo Nicastro, che è in panchina in quanto Marco Schenardi sta scontando il secondo e ultimo turno di squalifica. A disposizione di Massimo Nicastro ci sono Rossi, Adriani, Fabianelli, Carbonaro, Piccinelli, Villa, Fabbri, Giovannini e Costanzo. Finora solo degli scambi a centrocampo, nessuna, diciamo così, azione pericolosa costruita. Pubblico intorno alle 400 unità, quelle che solitamente sono presenti qui alle Abitoni. È una calda giornata con una temperatura di 18 gradi, il cielo è parzialmente sereno, quindi condizioni veramente ideali per disputare una partita di calcio. E io con questo vi restituisco la linea. Siamo al quarto minuto, 30 secondi, 0-0 tra Sansepolcro e L'Aquila. Perfetto, grazie Paolo, ci sentiamo più tardi per Sansepolcro e L'Aquila. Vediamo ora le formazioni di Vastese e Romagna Centro. La partita è iniziata da poco allo stadio Aragona di Vasto. Vastese in campo con il seguente 11, Russo in porta, poi Bartoli e Mensa, Di Pietro, Manzo e Campanella, De Cinque, Cosenza, Galizia, Fiore e Felici. Risponde il Romagna Centro con Sarini, Ferrari e Mazzavillani, Amati, Brunetti e Paolini, Tola, Prati, Ferri, Bussaglia e Magrini. Anche in casa Vastese clima teso, in settimana si sono fatti sentire i tifosi della Curva d'Avalos, la tifoseria organizzata, hanno diciamo così posto l'attenzione, puntato l'indice contro i giocatori che sono stati responsabili del fatto di non essersi impegnati al massimo nelle ultime partite. Vastese sta giocando un brutto girone di ritorno, una sola vittoria, il cambio in panchina non ha fruttato e a questo punto i tifosi se la prendono con i giocatori, perché appunto non stanno rendendo come potrebbero e come hanno fatto ad esempio nel girone di andata. Quindi oggi la Vastese è chiamata a rispondere a questo appello, diciamo così, da parte dei tifosi. Intanto abbiamo visto Rieti in vantaggio 3-0 addirittura sul campo delle città di Castello. Prima di andare ad Avezzano da Roberta Di Sante, a proposito di contestazioni, c'è una situazione di grande tensione a terra, una situazione che è esplosa in settimana, e peraltro poco fa ci sono giunte delle immagini che arrivano proprio da Teramo, siamo nei pressi dello stadio. Qui possiamo vedere, sono tre foto di tre striscioni, possiamo vedere insomma senza neanche leggerli, perché comunque ci sono toni piuttosto forti, ma è possibile leggere molto precisamente anche questo che prende di mira l'attuale direttore generale Gianluca Scacchioli. Ieri lo sapete, una quindicina di tifosi hanno fatto irruzione al campo dell'Acquaviva prima della seduta di rifinitura della squadra. C'è stata una forte contestazione, anche qualche spinto di troppo che ha coinvolto in particolare il DG Scacchioli, in parte anche il presidente Campitelli. Poi insomma tutto è rientrato dopo l'intervento delle forze dell'ordine, ma certamente c'è grande tensione che accompagna l'immediato prepartita di Teramo Gubbio, la partita che si giocherà questa sera alle 18.45, quindi con la contestazione di ieri, con questi striscioni apparsi oggi, certo non è il modo migliore per avvicinarsi a una gara cruciale, una gara snodo per il Teramo. Lo ha sottolineato venerdì nella conferenza pre-gara anche il
tecnico Guido Ugolotti. Una partita che seguiremo questa sera nel corso dell'Abruzzo del pallone. Intanto vi do in diretta il gol della Juventus a Genova al 7° minuto, il gol di Cuadrado di testa, dunque il primo gol del pomeriggio di Serie A. Ma vi dicevo, la partita sarà seguita nel corso della trasmissione l'Abruzzo del pallone. Vi daremo in apertura l'aggiornamento del finale del primo tempo e poi seguiremo chiaramente il secondo tempo con anche l'immediato post partita, che potrebbe rivelarsi anche piuttosto caldo se le cose non dovessero andare bene per la squadra di Ugolotti. Intanto torniamo alla Serie D e torniamo da Roberta Di Sante per un paio di minuti per vedere come vanno le cose al De Marsi. Roberta. Andrea, siamo al 38° minuto allo stadio dei Marsi di Avezzano, dove lo Sporting Trestina conduce per 1-0. Il gol al 2° minuto, proprio in avvio di Nonni, c'è stata nei minuti in cui non siamo stati collegati la reazione dell'Avezzano. Al 21° un episodio che poi sicuramente avremo modo di rivedere meglio questa sera, con Leto che è entrato in area a richiesto il calcio di rigore, l'arbitro ha fatto proseguire. Poi al 25° c'è stato un bell'appoggio di Padovani indietro per Deramo, che ha calciato di prima intenzione con la sfera che è terminata al lato. Ancora 2 minuti più tardi addirittura Lewandowski ha provato a servire direttamente Marol, da su di lui provvidenziale il recupero e l'anticipo in chiusura di Jozzi. Sì, Marolda se ne stava andando, dunque diciamo che l'Avezzano meriterebbe forse il pareggio per quanto sta facendo vedere in questa seconda parte del primo tempo. La risposta dello Sporting Trestina qualche istante fa con una conclusione di Salis, che però è terminata sull'esterno della rete. La partita dunque continua a essere viva quando siamo giunti al 40° minuto. Adesso la sfera è sulla tre quarti campo. Sporting Trestina prova ad attaccare ancora con Cignarini, che tra l'altro è stato ammonito per un fallo su Bittaglie che se ne stava andando, primo ammonito della gara. Adesso il gioco è fermo, la sfera è saldamente tra le mani di Lewandowski. Dunque al 40° minuto io vi restituisco la linea, sempre 1-0 in favore dello Sporting Trestina sull'Avezzano, il risultato parziale. Grazie Roberta. In Serie A, come detto, solo gol della Juventus, in Lega Pro non si è segnato ancora. Andiamo a vedere i due gironi di Serie D, perché in questo caso ci sono un po' di aggiornamenti da dare. L'Alfonsina ha ribaltato il risultato con la Jesina, 2-1 ora il punteggio. Il Campobasso è sempre avanti sul campo della Civitanovese grazie al gol di Esposito al 9° minuto. L'Agnonese invece è avanti a Monte San Giusto contro il Monticelli. Occhio che l'Agnonese è in lotta con Vastese, con il San Nicolò per un posto nei playoff. E poi c'è il gol dell'Aquila in questo momento. Gol dell'Aquila, allora approntiamo appena possibile il collegamento con il collega Paolo Tilli, che è per noi allo stadio Buitoni di San Sepolcro. E c'è il gol ora del Romagna Centro a Vasto, gol del Romagna Centro con Bussaglia, e quindi questo è un altro aggiornamento che possiamo dare in tempo reale, il gol del Romagna Centro sul campo della Vastese. Ma andiamo al Buitoni da Paolo Tilli. Paolo. Sì, per comunicare la variazione del risultato, l'Aquila un minuto fa è passato in vantaggio con Mininkleri, che ha trasformato un calcio di rigore, l'azione all'ottavo e 30 secondi che Bills, difensore centrale del San Sepolcro, è in area, è entrato in contatto con Noman, il numero 9 dell'Aquila. L'arbitro non ha esitato a concedere il calcio di rigore, era un'azione prolungata, aveva difeso bene la palla l'attaccante dell'Aquila e poi c'è stato il contatto, l'arbitro era molto vicino, ha indicato immediatamente il calcio di rigore e quindi non hanno neanche protestato più di tanto i giocatori del San Sepolcro. Dal dischetto è andato Mininkleri, che con un cucchiaio, mentre il portiere Davide si tuffava alla sua destra, con un cucchiaio ha messo in rete. Quindi siamo al 13°,
e l'Aquila Calcio è in vantaggio sul Sansepolcro per 1-0. Perfetto, grazie a Paolo Tilli. Mininkleri, dunque, uno dei giocatori che si pensava inizialmente potessero ammutinarsi, poi è un termine non bello da un punto di vista sportivo calcistico, ma dà un po' il senso di quanto accaduto nelle settimane scorse all'Aquila. Invece Mininkleri alla fine ha deciso di restare, gli altri giocatori invece hanno lasciato, hanno risolto il loro contratto con l'Aquila proprio a cavallo delle... Sì, Paolo. Atalanta in vantaggio, siamo giunti al 14° minuto, Gomez ha messo il pallone in rete. Un pallone arrivato dal settore di destra e terminato sui piedi di Papu Gomez, che con un tiro violentissimo dall'interno dell'area di rigore ha messo il pallone alle spalle dell'incolpevole Albano Bizzarri. 14° minuto del primo tempo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, è cambiato il punteggio. Atalanta 1, Pescara 0, il gol di Gomez a te la linea. Eh sì, il gol dunque del Papu Gomez. Torneremo tra poco allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Vi stavo dicendo dunque della situazione all'Aquila, che si è dipanata poi anche attraverso il turno di riposo per la sosta. Sei giocatori hanno lasciato il capoluogo, Mininkleri ha deciso invece di restare e oggi ha segnato anche il gol su calcio di rigore, gol del momentaneo vantaggio dell'Aquila. Andiamo ad Avezzano da Roberta Di Sante, ci sono novità Roberta? Novità purtroppo non piacevoli per l'Avezzano. Salis se ne stava andando sulla destra, ritorno su di lui di Leito e il direttore di gara ha fischiato, ha indicato il dischetto del calcio di rigore, fallo in area di Leito su Salis. Dal dischetto va il numero 10 dello Sporting Trestina, Ceccagnoli, il capitano, che mette a segno spiazzando il portiere avezzanese Lewandowski, portiere a destra, palla a sinistra, rigore calciato in maniera praticamente perfetta, 2-0 il parziale in favore dello Sporting Trestina quando siamo giunti proprio in questo istante al 45° minuto. Ed è un peccato perché nei minuti in cui non siamo stati collegati la reazione dell'Avezzano c'era stata, e finisce qui il primo tempo, dunque il parziale è di 2-0 con le reti di Nonni e di Ceccagnoli proprio in questo momento su calcio di rigore. A te studio. Grazie Roberta, non ci voleva dunque, l'Avezzano inizia e finisce male una frazione che per il resto ha, se non dominato, comunque giocato all'attacco creando diverse palle gol, ma non è riuscita a concretizzare la squadra di Tortora colpita dalle reti di Nonni e Ceccagnoli. A proposito, dovevamo vedere la schermata del girone G, perché qui ci sono diversi gol. L'Albalonga è sempre avanti 1-0 sul Latte Dolce, rete firmata da Cruz. Sanna invece ha portato in vantaggio l'Arzachena sul Lanusei. Il Trestina ha concluso il primo tempo in vantaggio 2-0 sull'Avezzano, invece 3-0 delle reti sul Città di Castello con le reti di De Martis, Scotto e Bianchi. 0-0 tra Flaminia e Monterosi, 3-0 a tavolino del Muravera sul Foligno. L'Ostia Mare in vantaggio a Sassari contro la Torres, la rete del solito Michele Vano. Invece le gare iniziate alle ore 15 vedono lo 0-0 tra Nuorese e San Teodoro e il vantaggio di misura dell'Aquila sul campo del Vivi Altotevere Sansepolcro, la firma di Mininkleri su calcio di rigore. In Lega Pro sempre 0-0 Reggiana Mantova su Tirol al Bino Leffe. Intanto stiamo per andare a Bergamo, una gran parata di Bizzarri poco fa. E in Serie A appunto il gol di Gomez per il vantaggio dell'Atalanta sul Pescara e il gol di Quadrado per il vantaggio della Juventus a Genova con la Sampdoria. Paolo, cosa è successo pochi secondi fa? Sì, c'è stata una splendida rovesciata in area di rigore del Pescara di Toloi con Bizzarri che si è immolato, miracolosa la parata
del portiere del Pescara, che è riuscito a deviare davvero con la punta delle dita il pallone in calcio d'angolo. Dominio assoluto della formazione di Giampiero Gasperini, che già sullo 0-0 si era resa pericolosa. Andrea, al sesto minuto, sempre con il Papu Gomez, tiro violento anche in questa occasione dall'interno dell'area di rigore, con l'area spinta con i pugni del portiere Bizzarri. Poi, come detto, al 14esimo il gol dell'1-0, e qualche istante fa la splendida rovesciata di Toloi, con la parata altrettanto bella del portiere del Pescara, che è già protagonista in questa partita, proprio a testimonianza del dominio, almeno fino a questo momento, della formazione lombarda. I minuti sono 18 sul nostro cronometro, 17:40 per la precisione. Ribadisco il parziale qui a Bergamo: Atalanta 1, Pescara 0. Ricordo al 14esimo il gol di Gomez. A te la linea. Sì, Paolo, una piccola annotazione: si gioca da 18 minuti, ma finora Zampano, collocato nel tridente, come si sta comportando? Beh, no, direi non benissimo, ma d'altronde l'inizio della partita per quanto riguarda il Pescara è stato difficile, al di là dei primi due minuti in cui i biancazzurri avevano dato l'impressione di aver approcciato bene questa partita. Poi pian piano è uscita fuori la maggiore caratura tecnica, anche la forza fisica della squadra di Giampiero Gasperini, soprattutto sul settore di sinistra, scatenato Gomez, che in pratica è il giocatore più pericoloso dell'Atalanta, ma il giocatore da cui lo aveva detto anche Zeman in settimana, che era un giocatore che per l'Atalanta faceva la differenza. Dicevo, dai piedi di Gomez partono tutti i pericoli per la difesa del Pescara. Attenzione, perché ora c'è un attacco della formazione adriatica sul settore di sinistra con Alberto Cerri. Ancora Cerri, sta per entrare in area di rigore, il tentativo di cross di Cerri, cross corto dell'ex giocatore di Virtus Lanciano e Cagliari, con la difesa dell'Atalanta che riesce a rinviare. Poi c'è però il fallo di Petagna ai danni di un giocatore biancazzurro. Dunque c'è calcio di punizione per il Pescara, già battuto. Pescara in avanti con Verre, il pallone di ritorno per Benali, troppo lungo il servizio dell'ex perugino per il giocatore di origine libica, con il pallone che termina sul fondo. Ventesimo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta 1 Pescara 0. A te Andrea. Perfetto, grazie a Paolo Renzetti. Io vado a salutare e dare il buon pomeriggio al nostro amico Riccardo Clinco. Ciao Riccardo. Ciao Andrea, ciao. Passano le giornate, ma purtroppo qui il ritornello è sempre lo stesso. Purtroppo il copione ormai è questo, quest'anno va così. Allora, voglio segnalarti però quell'azione di Cerri che mi è piaciuta molto, che ha difeso la palla. Veramente mi aveva entusiasmato quell'azione del ragazzo, vuol dire che ci sta mettendo l'anima. Per il resto, cosa devo dirti? Sono più forti, hanno geometria, hanno gioco. Tu vedi solamente come loro giostrano il pallone. Sono molto più squadra. Sono 1-0, potevano essere anche in vantaggio due gol. Zari ha fatto un miracolo sulla rovesciata. Cosa ti devo dire? Purtroppo quest'anno il campione è questo. Vedo un Pescara forse un po' più tonico, ecco, un pochino più di corsa, però la squadra è questa, insomma. Purtroppo quest'anno è così. Senti, dobbiamo impegnarci per trovare delle tematiche di natura tecnica in un campionato che sta andando così male. Però sì, ma tra temi di cui abbiamo parlato, questa bocciatura ormai piuttosto acclarata di Brugman, che praticamente è scivolato dietro nelle gerarchie di Zeman, e oggi anche Castanos, che veniva dato come possibile titolare in caso di forfè di Mitrizza, e poi invece così non è stato. Gli è stato preferito addirittura un difensore come Zampano. Ma sì, infatti, cioè, ci sono allenatori che vedono giocatori e allenatori che non li vedono. Probabilmente il mister ogni settimana non lo vede, e purtroppo quando un giocatore non è visto non va in campo. Ma ci sono, magari se il giocatore cambia squadra e diventa un titolare inamovibile. Cioè, dipende un po' anche da cosa vuole, o da quando il giocatore può essere recettivo agli schemi che magari il mister gli dice. Quindi questo può essere, io non metto in dubbio il valore del giocatore, metto in dubbio magari il fatto della posizione in campo, magari lo chiama a fare determinate cose e non le fa, e chiaramente poi lui non lo mette negli 11. Certo. Però al di là di questo Andrea, la squadra si vede nettamente delle carenze, anche in occasione del gol, tu hai visto che il centrale si tiro si è girato, cioè dai, per favore. Ogni anno sui tiri da fuori area noi ci dividiamo, non ho visto uno che va a contrastare il tiratore. Se tu riguardi l'azione,
sul tiro. E... sì, a me ha colpito Riccardo una certa consonanza con il gol di Quagliarella in Sampdoria Pescara, sì, con bravissimo. Un traversone che arriva da una zona laterale e sì, la palla che attraversa tutto, praticamente tutta esatto. l'area di rigore con la difesa piazzata bravissimo. E nessun giocatore che riesca a intervenire su questa palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Il centrale, se tu vedi il gol, si gira. Cioè, incredibile, ma se tu riguardi l'azione, l'ho visto due volte, si gira. Vabbè, però al di là di questo, purtroppo siamo una squadra che ha delle carenze, non siamo ancora squadra, lo stiamo diventando, ma è molto difficile, insomma, ormai purtroppo quest'anno è andata così, anche perché a questo punto, se perdiamo anche oggi, parlare di una possibile salvezza è praticamente impossibile. Senti, vedremo qualche scelta un po' anomala nel secondo tempo. Io non dico di arrivare a far debuttare Koulibaly, che è giovanissimo, da poco. Ma guarda, io ti posso dire però... che me lo auguro perché almeno iniziamo a far giocare quei giocatori che ci possono servire per un duplice motivo, o in ottica del mercato dell'anno prossimo, oppure in ottica di un mercato che magari a giugno si può aprire per cedere qualche giocatore o per dare qualche giocatore per prendere altri. Insomma, sai che ora sta incuriosendo nell'ultimo periodo anche Milicevic, che è questo oggetto misterioso, almeno in chiave Pescara, perché a Teramo e L'Aquila a spizzichi e bocconi l'hanno visto, soprattutto all'Aquila. Però Milicevic nel Pescara, soprattutto con Zeman, sta avendo un'evoluzione da difensore centrale, cioè non è più quel centrocampista che si è visto per esempio all'Aquila. Zeman lo sta provando da difensore centrale. Sì, chissà mai che non sia una trovata buona. Ma ci sono allenatori che vedono le caratteristiche di un giocatore e le cambiano completamente posizione in campo. Ad esempio Paolo Maldini nasce come terzino destro e può essere fatto terzino sinistro. Lui parte come centrocampista e adesso lo mette centrale. Anche Medel in teoria è un centrocampista e nell'Inter ultimamente lo fanno giocare centrale difensivo. Si vede che i mister vedono determinate caratteristiche in alcuni giocatori e chiaramente avendo i piedi da centrocampista può adeguarsi a fare il difensore che sa impostare. È vero che ora c'è anche Bovo, quindi Zeman può avere quel riferimento come difensore bravo anche a impostare, però Milicevic potrebbe avere questa evoluzione. Ecco, questa potrebbe essere una curiosità che si potrebbe soddisfare in questo finale di campionato. Assolutamente, poi sai, chi sa giocare a pallone in qualsiasi ruolo lo metti sa giocare a pallone, Si vede che Zeman ha visto le caratteristiche che gli piacciono e magari l'ha provato come centrale in allenamento e gli piace, adesso magari potrebbe essere una sorpresa, come potrebbe essere una sorpresa Koulibaly, a cui c'è molta attesa di vederlo in campo, anche se è un ragazzino, perché comunque è un ragazzo molto giovane. Assolutamente. Però, insomma, vediamo di valorizzare qualche ragazzo che abbiamo nella primavera, spara anche nel sole. Parla un po' di tutti questi giocatori e speriamo di vederli prima o poi all'opera, ecco, perché tanto quest'anno, voglio dire, purtroppo io penso che il mister stia aspettando la matematica certezza della retrocessione per poter fare i cambi, ma io invece credo che a questo punto provare anche qualche giovane magari ci dà una spinta in più e quindi, cioè, ormai ne abbiamo fatti di tutti. Senti, certo che vedremo un tare in campo, dimmi. Visto che la tua Inter ha maltrattato la scorsa settimana l'Atalanta, ora come la stai vedendo? È scossa? Sta giocando bene? Il Pescara non è un test probante sotto questo profilo? Che ci dici? Ti dico che l'Atalanta secondo me, io ho visto anche la partita Inter-Atalanta, non meritava l'imbarcata di 7 gol. Sono quelle partite che ti nascono male e che finiscono peggio. L'Atalanta è una squadra che merita assolutamente, per il gioco espresso e per il ruolo di giocatore, la posizione in classifica che ha, e quindi per noi soprattutto in casa loro sono molto forti, nel senso l'Atalanta in casa è forte anche quando ci va a giocare l'Inter, il Milan, o ci va a giocare una squadra diciamo di prima fascia, perché Bergamo è sempre stato un campo difficile per tutti, chiaramente per noi ancora di più perché chiaramente insomma non abbiamo un organico, tra l'altro anche per l'assenza di Caprari, perché consideriamo che abbiamo anche i nostri giocatori di punta fuori e quindi tutto sommato
vai a giocare a Bergamo, la prestazione è molto difficile. Va bene. Ti ripeto, l'Atalanta comunque è una formazione di tutto rispetto. Intendo dire, a Bergamo puoi anche perdere. Insomma. Certo. Ti interrompo Riccardo, ti ringrazio e ci sentiamo più tardi o nei prossimi giorni, va bene? Ti ringrazio e saluta anche il buon Renzetti e tutti gli ospiti di studio. Certo, e gli diamo anche la linea perché c'è una punizione importante per l'Atalanta. Ciao Riccardo, Paolo. Sì, punizione per l'Atalanta, è stato ammonito Muntari, primo giocatore a finire sul taccuino di Fabbri di Ravenna. Sul pallone ci sono Freuler e Gomez, siamo a circa 20 metri dalla porta difesa da Bizzarri. Parte il tiro poi di Cristante con la ribattuta della barriera, è stato dunque l'ex biancazzurro a tentare di potenza la battuta di questo calcio di punizione. Ecco, con il come lo vedi Cristante, Paolo? Ma diciamo che fino ad ora non si è visto tantissimo, ora sta toccando un pallone, sta giocando quasi da difensore, rischia anche di perdere la sfera, poi subisce però il fallo di Cherry, Brian Cristante, c'è il calcio di punizione in favore dell'Atalanta. Diciamo che non si è visto tantissimo, il primo vero pallone è stato quello proprio toccato su punizione qualche istante fa e poi c'è stata questa azione difensiva di Cristante che sembrava agire quasi da difensore aggiunto per la formazione di Gasperini in questo 3-4-3, è riuscito a tenere il pallone, ha anche subito il fallo di Cherry. Ora attacca ancora la formazione di Gasperini, il settore di destra, ancora Otebor che va ad ottenere il secondo calcio d'angolo per la sua squadra, dunque tiro dalla bandierina in favore dell'Atalanta quando ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, sono 29 minuti di gioco all'Atleti Azzurri d'Italia, ribadiamo il parziale che vede l'Atalanta in vantaggio per 1-0 in virtù del gol realizzato al 14° minuto di questo primo tempo da Gomez, il calcio d'angolo, pallone in area di rigore, il colpo di testa di un giocatore in maglia nera azzurra è stato proprio Cristante se non andiamo errati ed il pallone è terminato di poco sopra la traversa. Ecco, chiedevi Andrea come stava giocando Cristante, ora in questo istante, pochi istanti fa abbiamo visto questo colpo di testa dell'ex giocatore del Pescara con il pallone che è terminato sopra la traversa. Sono 29 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre 1-0 per l'Atalanta e per quanto riguarda i giocatori delle due squadre c'è da fare i conti anche con il caldo, un po' fuori stagione qui a Bergamo, temperatura direi superiore anche ai 20 gradi, moltissimi spettatori sono in maniche corte qui all'Atleti Azzurri d'Italia, fa davvero caldo anche con un tasso di umidità direi abbastanza elevato. Attacca ora, attenzione, l'Atalanta sul settore di sinistra con Spinazzola, il lancio di Petagna, il controllo di Petagna al limite, il tiro di Petagna ed il pallone che termina di poco al lato, pericolosa la formazione di casa quando tocchiamo il 30° del primo tempo, Atalanta 1 Pescara 0, vicina al raddoppio la formazione orobica con un tiro di Petagna terminato di poco al lato, linea a te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti, andiamo a fare un giro di schermate e poi ci colleghiamo nuovamente con il Buitoni di Sansepolcro per Sansepolcro L'Aquila. Ripartiamo dalla Serie A, vediamo la situazione, dunque Atalanta-Pescara 1-0, Bologna-Chievo 0-0, Cagliari-Lazio 0-0, Crotone-Fiorentina 0-0, Sampdoria Juventus 0-1. In Lega Pro si stanno per chiudere i primi tempi al Mapei Stadium di Reggio Emilia e a Bolzano 0-0, dunque pomeriggio ancora senza gol in Lega Pro, Reggiana Mantova e Südtirol Albino Leffe, queste le partite che si stanno giocando in questo momento. Andiamo a vedere ora la Serie D, girone F, Alfonsine Jesina 2-1 con le reti di Sciba e poi risultato ribaltato da Casalone e Rosetti, Castelfidardo San Maurese 0-0, Civitanovese Campobasso 0-1, rete di Esposito, Fermana Matelica 0-1, rigore di Titone al 44°, questo è un risultato importante che potrebbe in parte riaprire il discorso primato per il girone F, anche se la Fermana è ancora in solido vantaggio. Un rigore di Ragazzo permette all'Agnonese di vincere al momento sul neutro di Monte San Giusto contro il Monticelli, poi i risultati definitivi di ieri, San Nicolò Pineto 1-1, San Marino Vispesa 0-0, il Romagna Centro è sempre avanti 1-0 sul campo della Vastese, gol di Bussaglia, la partita è iniziata alle ore 15 all'Aragona. Vediamo il girone G.
di Serie D con l'Alba Longa avanti sul Latte Dolce 1-0 gol di Cruz, Arzachena Nanusei 1-0 rete di Sanna, Avezzano Trestina 0-2 con le reti di Nonni e Ceccagnoli su rigore, Città di Castello Rieti 1-3 per il Rieti a segno De Martis, Scotto e Bianchi, 0-0 tra Flaminia e Monterosi, il 3-0 a tavolino del Muravera sul Foligno, poi Torres Ostiamare 0-1 rete di Vano, Nuorese Santeodoro 0-0 e poi Vivi Altotevere San Sepolcro, L'Aquila 0-1, queste ultime due partite sono iniziate alle ore 15 e allora andiamo, torniamo da Paolo Tilli al Buitoni per un paio di minuti. Paolo. Va bene, grazie. 32 minuti al nostro cronometro, sempre 1-0 il punteggio in favore della formazione rossoblu dell'Aquila, veramente poco da segnalare, un predominio territoriale assoluto della formazione abruzzese che a questo punto sembra, se non difendere il risultato, quantomeno, attenzione, c'è un'occasione dal fondo in traversone della formazione rossoblu che però non procura nessun rischio alla formazione bianconera dell'Alto Tevere, Vivi Alto Tevere San Sepolcro, con Minincleri ancora un traversone per il centro, la palla però sfila direttamente sul fondo. Dicevamo che l'Aquila, dopo essere passata in vantaggio, praticamente è riuscita tranquillamente a mantenere il controllo della situazione. Il San Sepolcro, forse stordito dal gol subito, non è riuscito a creare nessuna occasione pericolosa degna di essere citata, anzi nessuna conclusione neanche in porta, ovviamente. Quindi possiamo solo ribadire il risultato, ricordando che prima, tre minuti prima del calcio di rigore trasformato da Minincleri, ovvero al quinto minuto, su un tiro veramente praticamente da metà campo, la formazione bianconera del San Sepolcro ha avuto un'occasione. De Santis probabilmente ha visto il portiere dell'Aquila leggermente avanzato rispetto ai pari, ha provato a sorprenderlo dalla lunghissima distanza, da almeno 40 metri, e ha provato un pallonetto che poi ha sfiorato il traversone. E quindi ecco, questa è l'unica occasione che possiamo dare al San Sepolcro. Adesso ancora la formazione dell'Aquila in avanti con il numero 2 che prova anche a calciare in corsa da distanza ragguardevole Arboleda, la palla finisce altissima sopra la traversa, quindi ancora nulla di fatto. 35 minuti del primo tempo qui al Buitoni di San Sepolcro con la formazione dell'Aquila in vantaggio per 1-0 grazie al gol al rigore trasformato dal Minincleri al nono minuto. A voi studio. Perfetto, grazie a Paolo Tilli. Dunque l'Aquila sempre avanti sul campo del San Sepolcro, intanto c'è un'azione di contropiede dell'Atalanta che viene in qualche modo neutralizzata, almeno in parte, dal Pescara. Ecco, sì, ora l'azione si conclude con un salvataggio della difesa biancazzurra, ma noi restiamo nel girone G di Serie D, andiamo allo stadio dei Marsi di Avezzano per sapere se è iniziato il secondo tempo. Un paio di minuti per Roberta Di Sante. Roberta. Sì Andrea, siamo al quarto minuto dei Marsi di questa ripresa, sempre 2-0 in favore dello Sporting Trestina, il risultato parziale. Ci sono stati due cambi proprio in avvio di ripresa, uno per parte Di Paolo, che non era al top della condizione, è stato richiamato in panchina da parte di mister Pino Tortora, al suo posto è entrato Saltinrocco. Mentre intanto c'è un'azione in solitaria e c'è il terzo gol dello Sporting Trestina. Proprio in questo istante un'azione di contropiede, Andrea, che non ha lasciato scampo a Lewandowski. Praticamente lo Sporting Trestina sembrerebbe chiudere definitivamente i giochi di questa partita. Terza rete al passivo dovrebbe essere
se non erro, Salis, l'autore del gol, sì, ancora lui, il numero 11, che praticamente dopo aver propiziato il calcio di rigore va a suggellare la propria prestazione con la rete personale, finalizzando il contropiede vincente da parte dello Sporting Trestina, che vincendo insomma questa partita, se il risultato dovesse restare questo, va a conquistare tra l'altro tre punti molto importanti in chiave salvezza, perché ricordiamo che lo Sporting Trestina di Zampagna diciamo è sei lunghezze sopra rispetto alla zona playoff, la zona playout, la zona calda diciamo della classifica. Dunque, quando siamo al sesto minuto, risultato che cambia ancora al Dei Marzi, il parziale è di 3-0 in favore della squadra umbra. Quindi Roberta Salis, autore del terzo gol? Sì, perfetto, Salis, Salis. Perfetto, grazie. Grazie. Confermo. A Roberta Di Santi. Intanto io saluto, prima c'è stato un messaggio, saluto Checco, chiaramente andrà, immagino, a vedere la partita più tardi al Bonolis. Poi sono arrivati altri messaggi, uno relativo a Paris, proprio in concomitanza con il terzo gol, un messaggio di contestazione, e poi sul Pescara verre un fantasma e ci siamo privati di Cristante. Certo, Cristante sta giocando penso una buona partita, lo vediamo molto attivo, è andato anche un paio di volte al tiro, e certamente un Cristante che sembra diverso rispetto a quello per gran parte abulico della metà stagione trascorsa a Pescara. Chiedo conferma di tutto ciò a Paolo Renzetti, soprattutto chiedo conferma se Verre anche oggi è un fantasma come ci scrivono oppure no, Paolo. Sì, tra l'altro è andato vicino all'ammonizione qualche istante fa per un brutto fallo su Petagna. Sì, un giocatore ovviamente irriconoscibile rispetto alla passata stagione, lo avevamo detto Andrea, lo avevo detto io in occasione anche delle ultime partite del Pescara, sicuramente da questo giocatore che tra l'altro ricordiamo è stato acquistato dalla Sampdoria per 4 milioni di euro, che dunque il prossimo anno, meno di colpi di scena clamorosi che però nel calcio possono starci, giocherà con la formazione blu cerchiata, ci si attenderebbe molto di più. È il giocatore che quest'estate era stato riscattato dall'Udinese per la stessa cifra, giocatore che nella storia del Pescara è stato pagato di più dalla società biancazzurra, e sicuramente da questo atleta che comunque a mio avviso ha delle potenzialità tecniche importanti, ci si attenderebbe molto di più. Però in un contesto come questo di grande difficoltà del Pescara in questa stagione, è chiaro che anche Verre sta avendo grosse difficoltà, forse maggiori difficoltà anche di altri suoi compagni di squadra. Certo è che ripeto, da questo ragazzo, tra l'altro giovane, che è anche giocatore dell'Under 21, quest'anno ci saremmo aspettati un rendimento sicuramente superiore. Attenzione, il Pescara in avanti, c'è un lancio di Cerri per Crescenzi, che però viene arpionato da Spinazzola, che poi rinvia il pallone. Dunque può ripartire in avanti la formazione allenata da Giampiero Gasperini, che è in piedi proprio nella zona della panchina delineata e delimitata dalla linea bianca, dove possono sostare gli allenatori, mentre Zeman ogni tanto fa capolino oltre la panchina. Ora però è seduto, non lo vediamo dalla nostra postazione qui di tribuna stampa, mentre il cronometro continua a girare, girano le lancette dell'orologio, perché siamo giunti quasi al 41esimo nel corso del primo tempo. Ribadisco il parziale che vede sempre l'Atalanta in vantaggio per 1-0 sul Pescara con il gol di Gomez al 14esimo. Attacca intanto la formazione biancazzurra, ma perde un pallone Biraghi e può dunque riportarsi in avanti la squadra di Gasperini. Poi però commette un errore anche la formazione nerazzurra, pallone recuperato da Muntari all'indietro per Bovo. Bovo osserva lo schieramento dei compagni, lancio sulla sinistra ancora per Biraghi, l'ex giocatore dell'Inter, va al cross in area di rigore, colpo di testa del numero 13 Caldara, che poi favorisce il controllo del pallone del portiere Gollini. Sono 41 minuti di gioco a Bergamo. Ribadisco il parziale, Atalanta 1 Pescara 0. A te Andrea.
Grazie, vantaggio del Chievo al Dall'Ara di Bologna, gol di Castro, proteste del Bologna per una posizione di offside del giocatore che è andato in gol, forse proteste per un presunto controllo con la mano di Inglese sugli sviluppi dell'azione. No, penso che le proteste siano più per una probabile posizione di fuorigioco. Comunque Chievo in vantaggio al Dall'Ara. Io saluto e do il buon pomeriggio a Paolo Sinibaldi. Paolo. Ciao Andrea, eccomi qui. Ciao, ci colleghiamo, il Pescara è sotto e non è una novità, però devo dire che negli ultimi minuti qualcosina si sta vedendo, c'è un abbozzo di reazione della squadra di Zeman, sembra anche a te o no? Sì, sì, lo stavo pensando anch'io, un abbozzo di reazione c'è, il Pescara negli ultimi 5-6 minuti è costantemente nella metà campo dell'Atalanta. Però se tu mi avessi per esempio chiamato un quarto d'ora fa, ti avrei detto partita molto 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 deludente, molto molle del Pescara. Assolutamente sì. Questi ultimi 5-6 minuti effettivamente sta facendo capolino spesso nella metà campo dell'Atalanta, ma l'approccio complessivamente non mi sembra sia stato ottimale, perché voi tutti avete visto, ma probabilmente avete anche commentato in che modo ad esempio un giocatore molto forte come Papu Gomez abbia avuto la possibilità di tirare fuori quella rasoiata praticamente indisturbata. Certo, certo. Insomma, certo. È un Pescara che non vorrei fosse condizionato a questo punto anche dal clima primaverile a livello mentale, e speriamo che invece sia come stiamo dicendo in questo momento, che stiamo vedendo un Pescara un po' più vivo. Abbiamo tutto il secondo tempo per giudicare questo, però insomma manca qualcosa, è quello che abbiamo detto anche in altre occasioni, si vede che questa, per quanto vuoi rigirare, per quanto vuoi tirare la coperta da una parte piuttosto che dall'altra, non è una squadra da Serie A, al di là di come andrà a finire questa partita, è una squadra veramente rappezzata in modo non consono neanche ai dettami di Zeman. A questo punto io penso che si possa anche essere un po' dubbiosi e chiedersi il motivo per il quale Zeman abbia accettato di prendere il Pescara in corsa e in corso d'opera, invece che magari prendere la squadra a luglio, no? All'inizio del ritiro, con la possibilità di costruirsela come voleva lui. Secondo me ha rischiato molto il Boemo, che io peraltro stimo moltissimo. Però vogliamo provare a dare una lettura un po' romantica dopo le ultime incomprensioni, l'addio per andare alla Roma nell'anno della promozione, poi sta per tornare ma poi gli viene preferito Oddo. Magari si è voluto riavvicinare in questo modo, cioè facendo sia il traghettatore per questo finale di stagione e poi per diciamo così inquadrare meglio la situazione in vista del nuovo progetto tecnico. Possiamo dare questa lettura un po' romantica? Mi piace questa tua domanda che mi hai fatto, perché probabilmente conosci il mio essere sportivamente un po' romantico, ma la risposta è no, secondo me no, perché credo che ci siano altri discorsi. Intanto una grande operazione di marketing sportivo e di operazione mediatica da parte del presidente, in questo caso Sebastiani, e poi secondo me ha inciso moltissimo, moltissimo l'amicizia consolidata tra Zeman e Pavone. In questo modo Zeman in qualche modo avrebbe potuto salvare anche il futuro di Pavone al Pescara, per cui credo che se vogliamo parlare di romanticismo io parlerei di questo tipo di romanticismo, cioè un'amicizia tra Pavone e Zeman che ha portato Zeman ad accettare il Pescara anche in corsa. E poi c'è l'aspetto economico, perché non dobbiamo assolutamente far finta di avere il prosciutto davanti agli occhi, perché se le cifre sono quelle che ci sono state comunicate, non lo so, 100.000 euro per concludere la stagione già parzialmente e ampiamente compromessa sono discretamente un buon bottino, ma 400.000 per il campionato di Serie B, molto probabile per il Pescara l'anno prossimo, sono una cifra record per il campionato di Serie B. Oggi quella cifra in Serie B la guadagna soltanto un allenatore, che è Colantuono del Bari,
Certo. 400.000 euro per un allenatore che secondo me è stato mitico, eroico nel mondo del calcio, anche per tutti gli scandali che ha denunciato e che io credo che abbiano in qualche modo sensibilizzato l'attenzione del mondo del calcio verso certe problematiche del doping e di altre questioni che sappiamo bene che non siamo qui ad approfondire, ma rappresentano un record per un allenatore di 70 anni. Assolutamente. Lo so che è stata una risposta poco romantica. No, 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 è assolutamente argomentata bene, Paolo, ci mancherebbe altro. Probabilmente grande investimento sull'ingaggio di Zeman e poi si punterà molto sui giovani e lì ci sarà un po' di risparmio. Comunque prometto di riprendere con te l'argomentazione, questa argomentazione magari nel corso del secondo tempo. Per il momento ci dobbiamo fermare, Paolo, perché è finito il primo tempo e quindi torno da Paolo Renzetti. Per ora grazie a Paolo Sinibaldi. Ciao, a disposizione, un saluto a tutti. Ciao, ciao Paolo. Allora torniamo da Paolo Renzetti per un commento su questo primo tempo, dopodiché ci colleghiamo anche con il Buitoni di Sansepolcro. Paolo. Sì, senza recupero, squadre negli spogliatoi dopo 45 minuti di gioco sul risultato di Atalanta 1 Pescara 0. Ricordo il gol di Gomez al 14esimo, gol che sta permettendo alla formazione orobica di condurre per 1-0, direi un punteggio meritato. Atalanta che ha avuto almeno altre due ghiotte occasioni per raddoppiare, grande protagonista nella formazione nerazzurra Gomez, nel Pescara pochi spunti di rilievo, mai impegnato Gollini nel periodo non collegato, da segnalare un tiro alto di Zampano. È davvero poco altro da aggiungere, scusami il gioco di parole, per un Pescara che ha sofferto soprattutto nella prima parte di questo primo tempo la forza anche fisica oltre che propulsiva e tecnica della squadra di Giampiero Gasperini. Poi negli ultimi minuti il Pescara, negli ultimi minuti del primo tempo, ha cercato di spostare un po' il baricentro in avanti, ha cercato di creare qualche grattacapo alla difesa nerazzurra, ma Gollini non è stato mai impegnato. Ricordo che c'è un solo ammonito fino a questo momento, si tratta di Salle in Montari. Ricordo anche il conto dei calci d'angolo, 4-0 per la formazione di casa. Per il momento è tutto, al termine del primo tempo a Bergamo, Atalanta 1 Pescara 0 a 3. Grazie Paolo, andiamo al Buitoni di Sansepolcro per sapere se è finito il primo tempo tra Sansepolcro e L'Aquila. Paolo Tilli. Sì, non è finita ancora la partita perché ci sono state diverse interruzioni. Intanto siamo al 48esimo per la cronaca. 5 minuti fa, al 43esimo, è stato espulso con rosso diretto Arboleda dell'Aquila per una manata ad un giocatore del Sansepolcro, Terzini per la precisione. L'arbitro non si era accorto perché c'era stata la ripartenza dell'Aquila, però l'assistente ha subito alzato la bandierina, quindi quando l'azione si è fermata l'arbitro è andato dal suo assistente. In questo momento fischia l'arbitro, quindi si va al riposo sull'1-0 con l'Aquila in 10 uomini per le espulsioni di Arboleda. E la partita in questi ultimi 5 minuti si è un po' innervosita, perché soprattutto con il comportamento da tutte e due le parti, ovviamente, del numero 9 Noman dell'Aquila e di Terzini, che sono entrati in contatto un paio di volte. Terzini era stato il giocatore che era finito a terra per la manata o presunta tale di Arboleda. Evidentemente Noman voleva dirgli qualche cosa, Terzini non è uno che si fa pregare per replicare, quindi l'arbitro insomma ha concesso anche 2 minuti e mezzo, poi sono diventati 3 di recupero perché c'erano state queste interruzioni, prima per l'espulsione, poi per la doppia ammonizione ai due giocatori. Quindi una partita che si sta leggermente innervosendo, possiamo dire. Dal punto di vista del gioco niente di speciale da ricordare, perché la partita è terminata, quindi il primo tempo sull'1-0. Noi abbiamo segnato solamente, oltre la traversa di cui abbiamo parlato ed il rigore trasformato, abbiamo segnato al 36esimo un'azione piuttosto velletaria del Sansepolcro con un traversone dalla destra di De Santis e Mortaro, che è andato a staccare di testa ma in elevazione, anche un po' scordinato, ha mandato la palla altissima sopra la traversa, ma ecco, proprio per dovere di indicare qualcosa. Sicuramente l'Aquila si è fatta preferire in questo primo tempo con un maggiore possesso palla,
c'è solo da augurarsi che Massimo Nicastro, l'allenatore del San Sepolcro, adesso nella pausa possa dare indicazioni ai suoi per poter magari sfruttare meglio la superiorità numerica con cui il San Sepolcro si presenterà per i secondi 45 certo. minuti. A voi studio. Grazie a Paolo Tilli. Andiamo a vedere le schermate Serie A, Lega Pro, Serie D prima di andare in pubblicità. Sono finiti i primi tempi, Atalanta-Pescara 1-0, la rete del Papu Gomez. Intanto c'è un calcio di rigore per l'Avezzano, ci segnala Roberta Di Santa. Allora andiamo un attimo al De Marzi per vedere se l'Avezzano riesce a riaprirla. Roberta. Sì Andrea, siamo al 20° della ripresa, praticamente c'è stato un contropiede guidato da Pollino che era entrato nel corso di questa ripresa a sostituire Marolda. Pollino è stato messo giù dal portiere dello Sporting Trestina, il direttore di gara, il signor Bergamin, ha indicato il dischetto del calcio di rigore, rigore che sarà battuto da Leito che è sul pallone, sta posizionando la palla sul dischetto del calcio di rigore. Intanto era rimasto a terra il portiere dello Sporting Trestina che adesso si rialza e torna tra i pali, mentre Leito sistema il pallone dagli 11 metri. Suo questo calcio di rigore che potrebbe riaprire in qualche modo le sorti di una partita. Ecco, va Leito, intuisce ma non riesce a bloccarla. Buon compagni, dunque cambia ancora il risultato al dei Marsi al 21° minuto. Avezzano 1, Sporting Trestina 3 e ti restituisco la linea. Perfetto, grazie a Roberta Di Sante. Possiamo proseguire dunque con la schermata della Serie A che stavamo leggendo. Atalanta Pescara 1-0 rete di Gomez, il Chievo in vantaggio a Bologna con un gol di Castro, poi 0-0 Cagliari Lazio e Crotone Fiorentina e la Juventus avanti a Genova contro la Sampdoria grazie al gol in apertura di Quadrado. Vediamo la Lega Pro con i due parziali quando il secondo tempo è iniziato da circa 5-6 minuti. Reggiana Mantova e Sud Tirolo Albino Leff sono sullo 0-0. In Serie D, girone F, Alfonsine sempre avanti sulla Jesina 2-1, Castelfidardo San Maurese, questa è un'altra novità, 0-1 per la San Maurese, altra squadra che cerca la rincorsa playoff. Poi Civitanovese Campobasso 0-1, il pari della Fermana col solito Molinari contro il Matelica 1-1 in questo momento al Recchioni, Monticelli Agnonese 0-1, poi i due finali San Nicolò Pineto 1-1, San Marino Vispesaro 0-0. E all'Aragona siamo all'intervallo, il Romagna Centro in vantaggio 1-0 sulla Vastese, la rete di Bussaglia. Vediamo il girone G con questi risultati. Alba Longa avanti ora 3-0 sul Latte Dolce Sassari, dopo Cruz abbiamo la seconda marcatura, Giannone sul rigore, Arzachena Lanusei 1-0 rete di Sanna, poi poco fa Leto ha accorciato le distanze per l'Avezzano che però è sotto 1-3 contro il Trestina. Città di Castello Rieti 1-3, anche qui il Città di Castello ha accorciato con Macagno. Poi il Monterosi dovrebbe essere in vantaggio, sul Flaminia, poi verificheremo meglio, dovrebbe aver segnato Pippi. C'è un altro gol dell'Avezzano? Andiamo subito da Roberta allora. Roberta. Sì Andrea, minuti concitati, praticamente l'ingresso di Pollino ha cambiato il volto di questa partita, ci viene da dire, perché dopo essere riuscito a procurarsi questo calcio di rigore trasformato poi da Leito, va a confezionare un assist, un traversone al bacio per la testa di Padovani che al 23° minuto della ripresa in corsa di testa sul secondo palo e fa 3-2 con praticamente la partita riaperta allo stadio dei Marsi. Dunque al 24° minuto Avezzano 2 Sporting Trestina 3 e partita riaperta, seguiremo questo finale concitato.
Perfetto, grazie, grazie a Roberta Di Sante. Vediamo dunque il girone G, stavamo già leggendo. Avezzano, Sporting Tresina 2-3, Padovani dopo il rigore di Leto si riapre la gara del De Marsi 2-3, Città di Castello Rieti 1-3, allora Monterosi avanti sul campo del Flaminia a Civita Castellana 1-0, gol di Pippi, Moravera Foligno a tavolino 3-0, raddoppio dello Stiamare sul campo della Torres, ha segnato Roberti ad inizio di ripresa dopo il gol nel primo tempo di Vano, 0-0 Nuorese San Teodoro e poi come abbiamo ascoltato da Paolo Tilli, l'Aquila in vantaggio a San Sepolcro, gol di Minincleri sul rigore, ma nel finale è stato espulso Arboleda, finale di primo tempo, dunque tutta la ripresa da giocare in 10 uomini per la squadra di Battistini. È il momento di fermarci, pubblicità, poi rientriamo per seguire i secondi tempi di Serie A e Serie D. Eccoci rientrati di nuovo, buon pomeriggio, sta per riprendere la partita della Tre di Azzurri d'Italia tra Atalanta e Pescara. Intanto dagli altri campi della Serie D, girone G, c'è il terzo gol dello Stiamare con Bellini, dunque Torres 0 Stiamare 3 e c'è il raddoppio anche dell'Arzachena contro il Lanusei, Arzachena-Lanusei 2-0, mentre è appena iniziato il secondo tempo a Bergamo, allora per un paio di minuti. Ah, non c'è ancora Paolo Renzetti, allora approntiamo il collegamento, intanto vi dico che per l'Arzachena c'è stato il gol del raddoppio di Branicchi su calcio di rigore, dunque Arzachena-Lanusei 2-0. Per quanto riguarda le abruzzesi è sotto la Vastese in casa contro il Romagna Centro 0-1, rete di Bussaglia, e in vantaggio l'Aquila con un rigore di Minincleri, ma l'Aquila è in 10 uomini, lo sarà per tutto il secondo tempo, mentre l'Avezzano sta cercando una incredibile rimonta da 0-3, ora la squadra di Tortora è sul 2-3 dopo le reti di Leto sul rigore e di Padovani. Ora possiamo andare un paio di minuti proprio da Paolo Renzetti a Bergamo, Atalanta Pescara. Sì, grazie Andrea. Il secondo tempo è iniziato da 55 secondi, non ci sono state sostituzioni in avvio di questa ripresa, dunque squadre in campo con gli stessi 22 di inizio partita. Ricordiamo brevemente le due formazioni, 3-4-3 per l'Atalanta con Golini in porta, difesa con Toloi, Caldara e Masiello, centrocampo Atebor, Cristante, Freuler e Spinazzoli, in avanti Grassi, Petagna e Gomez. Il Pescara risponde con il 4-3-3 caro a Zdenek, Zeman, Bizzarri in porta, in difesa da destra verso sinistra ci sono Crescenzi, Bovo, Coda e Biraghi, centrocampo Memusciai, Montari e Verne, in avanti Zampano, Cerri e Benalì. Ricordo anche i calci d'angolo, 4-0 per l'Atalanta, un solo ammonito Montari per il Pescara, Pescara che dunque è chiamato in questa ripresa a cercare di equilibrare il risultato e dunque pareggiare questo punteggio che vede avanti l'Atalanta per 1-0 in virtù del gol realizzato al 14° del primo tempo da Gomez. Sono arrivati intanto i dati ufficiali per quanto riguarda le presenze qui allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, ma attendiamo un attimo perché il Pescara sta attaccando, c'è il cross di Crescenzi, il primo calcio d'angolo con il pallone che finisce oltre la linea bianca, primo calcio d'angolo per il Pescara, si incaricherà della battuta se non andiamo errati Ledian Memusciai, il capitano del Pescara, e intanto il calcio d'angolo è stato provocato da Spinazzola sul cross di Crescenzi, primo tiro dalla bandierina per il Pescara che in questo secondo tempo attacca sotto la curva sud, sotto il settore dove si trovano i circa 100 tifosi giunti dall'Abruzzo. Calcio d'angolo per il Pescara, la battuta di Memusciai, pallone in area di rigore con un tentativo di colpo di testa Coda che si era portato in avanti, non riesce, sbaglia però il rinvio, la difesa atalantina, pallone recuperato da Zampano, poi è sbagliato il servizio per Memusciai, ma ancora il Pescara che attacca sul settore di destra, ancora con Francesco Zampano, ancora Zampano, il servizio per Benalì, ancora Zampano, Benalì, il pallone in area di rigore non riesce a filtrare e può ripartire l'Atalanta in avanti, c'è il tentativo di contropiede con la squadra di Gasperini che ora attacca sul settore di destra, ancora in avanti la squadra con la maglia nerazzurra, il tiro del numero 88 Grassi e il miracolo del portiere Bizzarri che va a deviare il pallone in calcio d'angolo
incredibilmente come il Pescara si sia fatto trovare impreparato in questa occasione con il tiro di Grassi proprio al limite dell'area di rigore. C'è stato il miracolo da parte della formazione. Paolo Bizzarri per diverse partite è stato criticato, ma anche oggi ovvero, uscirà Bizzarri, con la palma del migliore del Pescara. 5-1 i corner per l'Atalanta, la battuta, pallone in area di rigore, colpo di testa tentato da Caldara, ma riesce ad allontanare la difesa del Pescara, ma è ancora l'Atalanta tutta proiettata in avanti. Attendiamo l'evolversi di questa azione, poi restituiremo la linea allo studio Spinazzola. Il cross in area di rigore, il tiro, anzi lo spiovente all'interno dell'area di rigore di Gomez, con pallone che non riesce ad essere colpito dai giocatori in maglia nerazzurra. Poi c'è un tiraccio dalla distanza con il pallone che termina direttamente sul fondo. È stato Toloi ad non inquadrare lo specchio della porta. Dicevo, delle presenze quest'oggi a Bergamo: 6.972 paganti, 10.872 abbonati, per un totale di 17.605 spettatori. Avevamo detto 18.000 spettatori. Dunque, per quanto riguarda almeno le presenze qui allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, non abbiamo sbagliato nel computo numerico. Sono 5 minuti di gioco, Atalanta 1 Pescara 0. A te Andrea. Paolo, scusami, ti stavo dicendo, Bizzarri ha ricevuto parecchie critiche in questa stagione, soprattutto un mese fa, due mesi fa, però anche oggi probabilmente uscirà con la palma di migliore in campo dei biancazzurri. Ha fatto almeno due parate sensazionali. Ok, non abbiamo più Paolo, allora possiamo proseguire con il collegamento dallo stadio dei Marsi di Avezzano. Per Avezzano Sporting Tresina ci avviciniamo alle battute decisive, alle battute finali di questa gara che si è incredibilmente, improvvisamente riaperta dopo lo 0-3 per il Tresina. Roberta, due minuti. Roberta. Aspetta. Ok, allora possiamo rientrare, ridiamo uno sguardo alle schermate di Serie D, Girone F e Girone G. Nel Girone F c'è una marcatura importante perché la Fermana ha ribaltato il risultato con un rigore di Luca Cremona, e questo punteggio, questo 2-1 potrebbe virtualmente chiudere il campionato con la Fermana che fila dritta verso la Lega Pro. Circa gli altri aggiornamenti, vi abbiamo detto della Sammaurese in vantaggio sul Castelfidardo grazie ad un rigore di Bonandi, Bonandi che era stato ipnotizzato dal portiere del San Nicolò Ciotti in occasione del match di qualche settimana fa in terra romagnola. Oggi si è evidentemente riscattato. Campobasso sempre avanti 1-0 a Civitanova, e Agnonese sempre avanti sul Monticelli, sul neutro di Monte San Giusto. Nella Vastese, che sotto di un gol all'Aragona contro il Romagna Centro, poco fa è entrato il bomber Prisco, e vediamo se questo cambio riuscirà a dare la svolta in positivo per la squadra di Favo. E vediamo anche il girone G, se c'è qualche novità. Beh, l'Alba Longa allunga sul latte dolce 5-0, vi avevamo detto del 2-0 dell'Arzachena, e poi c'è lo 0-4 dell'Ostia Mare contro la Torres. Andiamo da Roberta Di Sante, un paio di minuti. Roberta. Andrea, siamo al 38esimo al dei Marsi, sempre 3-2 il risultato parziale in favore dello Sporting Tresina, che continua a condurre, ma l'Avezzano sta cercando appunto questa rimonta. Intanto però attenzione che si complica un po' la vita l'Avezzano, c'è stata una sorta di indecisione tra Tabacco e Lewandowski, poteva approfittarne Ridolfi in agguato in questo istante. Dicevo, Avezzano che sta appunto cercando alla disperata questa rimonta, due lampi che hanno riaperto la partita, il rigore di Leto e poi il gol del 3-2 di Padovani. Poi c'è stato anche alla mezz'ora, sugli sviluppi di un corner, Tabacco è caduto in area, ha chiesto il calcio di rigore, ma anche in questo caso l'arbitro, come nel precedente episodio, ha fatto proseguire. Molto probabilmente non c'erano gli estremi per la massima punizione, o perlomeno così ci è sembrato anche dalla tribuna. Intanto sono stati effettuati tutti e tre i cambi da parte di tutti e due gli allenatori.
Tortola ha richiamato a sé Di Paolo, Marolda e Deramo per far entrare Lopinto, Pollino e Santirocco, mentre dalla parte opposta Zampagna ha richiamato a sé Cignarini, Vinagli e Liurni per far entrare Della Spoletina, Bruni e Marinelli. Intanto il gioco è fermo in questo momento sulla tre quarti campo dell'Avezzano, che con Bittaglia che ha commesso un fallo in zona d'attacco, quindi c'è la punizione in favore dello Sporting Cristina. Però quando siamo giunti al 40° minuto e il risultato parziale è sempre di 3-2 in favore degli ospiti che adesso attaccano. Perfetto, perfetto, grazie a Roberta Di Sante. Torniamo un attimo a Bergamo. Paolo, mi senti? Sì, ti sento Andrea. Sì, ti avevo chiesto prima, forse non mi potevi sentire, che nonostante le critiche subite un mese fa, due mesi fa da Bizzarri, anche oggi probabilmente Bizzarri uscirà con la palma di migliore in campo tra i biancazzurri, ha compiuto almeno due interventi strepitosi. Sì, e lo avevamo detto anche nel primo tempo Andrea, che Bizzarri era stato sicuramente il migliore nel Pescara, e anche in questo secondo tempo il portiere del Pescara è stato miracoloso al quarto minuto, perché è stata davvero una respinta prodigiosa con i pugni di Albano Bizzarri, del 39enne portiere del Pescara, su conclusione ravvicinata e direi difficile anche da valutare di Grassi. Dunque Bizzarri sicuramente il migliore in campo nel Pescara, e questo la dice lunga su come a dominare sia la formazione di Giampiero Gasperini. Siamo giunti al 10° minuto di questo secondo tempo, sempre 1-0 per l'Atalanta, e dunque grazie a Bizzarri Andrea, il Pescara resta comunque quantomeno in partita, perché sul risultato di 1-0 ovviamente anche i padroni di casa non possono sentirsi sicuri. Attenzione però, ancora l'Atalanta in avanti con Petagna, il pallone per Gomez, ancora Gomez, il traversone dell'attaccante atalantino con il pallone che termina sul fondo, e dunque si riprenderà con una rimessa affidata proprio all'estremo biancazzurro. Quando tocchiamo l'11° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, sempre 1-0 per l'Atalanta sul Pescara. Forse Andrea, prima non avevi ascoltato neanche i nostri telespettatori il dato numerico delle presenze qui allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, il dato che ci è stato fornito dall'ufficio stampa dell'Atalanta, con 6.972 spettatori paganti, 10.872 abbonati, per un totale di 17.605 spettatori. Abbiamo parlato di 18.000 persone sugli spalti, dunque questo è il dato che conferma anche quella che era stata la nostra impressione. Dunque gran pubblico con 18.000 spettatori sugli spalti qui a Bergamo quando si gioca il 12° nel corso della ripresa. Ribadisco il parziale: Atalanta 1, Pescara 0. Linea allo studio, a te Andrea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Noi stiamo per tornare da Roberta Di Sante. Intanto abbiamo visto un aggiornamento nel girone G con il vantaggio della Nuorese al 7° della ripresa, il gol dell'argentino Facundo. Nuorese 1, Santedoro 0. Roberta, allora quanto manca? Andrea, scusami, stavo un attimo, stavo per chiamarti perché praticamente l'Avezzano aveva segnato al 43esimo il gol del virtuale 3-3, ma Padovani è stato beccato in posizione di offside e quindi la rete è stata annullata, ahimè, per l'Avezzano. Quindi stavo un attimo concentrata sull'azione a guardare appunto questo traversone che a spiovere in area dalla destra per Padovani, fermato però dal direttore di gara Bergamin in posizione di fuorigioco. Adesso ovviamente la notiamo e la ripetremo meglio questa sera anche insieme con Jacopo questa occasione. Mancano 2 minuti alla fine dei tempi regolamentari, poi vedremo il eventuale recupero in questo Beh, Roberta, andiamo fino alla fine con te, seguiamo questi ultimi minuti dal De Marzi per Avezzano Sporting Cristina. Benissimo, perché c'è un calcio d'angolo proprio per la formazione di Pino Tortora con capitan Sassarini che va a batterlo dalla bandierina, e allora seguiamolo, il cross in area, la ribattuta della difesa, poi per il Pollino e il gol di Bittaglia. Ancora fuori gioco Andrea, incredibile, c'è ancora la segnalazione e viene anche espulso Bittaglia per una sorta di fallo di reazione, qualcuno, un giocatore
da Bittaglia che stava protestando. Si tratta del numero 15 Buini, che è entrato proprio l'ultima sostituzione effettuata da Zampagna. C'è stato il fallo di reazione di Bittaglia che viene anche espulso, dunque Avezzano che chiuderà in 10, finale veramente rocambolesco al Dei Marti, due gol annullati all'Avezzano per fuorigioco, quello di Padovani e quello adesso di Bittaglia, dunque ci sarà anche materiale per questa sera, Andrea, per l'Abruzzo del pallone, tanto il gioco è fermo, Bittaglia indiavolato sulla panchina, ve lo lascio immaginare, Pino Tortora che sta per entrare in campo, sta dando indicazioni anche ai suoi per far un attimino riposizionare la squadra che adesso gioca con un uomo in meno. Siamo al 45esimo in questo istante, c'è un calcio di punizione in favore dell'Avezzano all'altezza della linea di centrocampo e sono 4 i minuti di recupero che va a segnalare in questo momento il direttore di gara. La sfera è sui piedi di Leto che adesso prova a servire ancora una volta a Padovani, scivola però il numero 10 favorendo il recupero dello Sporting Brescia che adesso prova ad attaccare in contropiede con Salis, sempre velocissimo sulla sua zona di competenza, lo chiudono in due Tabacco e Assisi che adesso provano a far ripartire l'Avezzano. Ora serve Menna, lo scambio tra i due, prova ancora, è costretto a cambiare con il compagno di reparto Assisi, ancora Menna, fa girare palla l'Avezzano dalla parte opposta per Capitan Sassarini. Leto deve vedersela con il numero 9 dello Sporting Trestina, Ridolfi, che va a chiudere lo spazio, quindi Assisi dalla parte opposta, prova il traversone troppo lungo per tutti, la palla termina sul fondo, 46esimo, 26 minuti, sempre 3-2 in favore dello Sporting Trestina e adesso addirittura Capitan Sassarini va per a recuperare la sfera per cercare di velocizzare il gioco e la va a consegnare tra le mani del portiere Buoncompagni che oggi sostituisce Matteo Vadi squalificato. Buoncompagni va al rinvio in questo istante, rinvio lungo, prova a servire il Marinelli che viene però anticipato, riconquista però la sfera ancora una volta Salis, forse il migliore della formazione dello Sporting Trestina, questo ragazzo molto veloce, tanto c'è un calcio di punizione, il fallo commesso da Pollino va a batterlo proprio Marinelli, siamo sulla tre quarti campo dell'Avezzano, Trestina che attacca, il colpo di testa, ancora Salis, la sfera termina in fallo laterale, questa volta la rimessa con le mani è per l'Avezzano che prova a ripartire in velocità, Leto, corta palla, poi il lungo... Ma che minuto siamo Roberta? Padovani, siamo quasi al 48esimo Andrea, siamo 47esimo e 52 minuti in questo istante, dunque gli ultimi, sono gli ultimi scampoli di questa partita, una partita sicuramente vibrante con un primo tempo in cui l'Avezzano ha iniziato e finito male, poi c'è stata questa reazione nella ripresa, ma forse si è svegliata troppo tardi la squadra di Pino Tortora, quando ormai il pasticcio era fatto, adesso si continua a lottare a centrocampo, ancora Padovani e Leto, forse c'è il fallo su di lui, è così, calcio di punizione in favore dell'Avezzano, si continua a giocare, 48esimo e 33 minuti, Pollino da quando è entrato ha propiziato il calcio di rigore e ha firmato poi il traversone del gol per Padovani, non riesce a trovare spazio adesso l'Avezzano e termina qui Andrea, esattamente al 49esimo l'Avezzano non ce la fa a completare la rimonta sullo Sporting Trestina che esulta
i giocatori adesso entrano tutti in campo per festeggiare, volti scuri quelli dei giocatori dell'Avezzano che hanno provato ma non sono riusciti a completare la rimonta. E allora io vado a darti subito il computo dei gol, così chiudiamo questo collegamento. Allora, la prima rete, quella di Nonni, subito in avvio di primo tempo, al secondo minuto. Poi sul finire della prima frazione, al 45esimo, il rigore trasformato da Capitan Ceccagnoli, il 3-0 in avvio di ripresa, al 3-0 con il contropiede vincente dello Sporting Trestina, concretizzato da Salis. E poi inizia forse troppo tardi la rimonta dell'Avezzano, con prima il rigore procurato da Pollino e trasformato da Leto, e il definitivo 3-2 di Padovani. Finisce qui dunque 3-2 dallo stadio dei Marsi in favore dello Sporting Trestina. Linea a te. Grazie, grazie a Roberta Di Santa, non ce l'ha fatta l'Avezzano. Peraltro questa sera rivedremo questi due gol annullati a Padovani e Bittaie, potevano essere i gol del 3-3 e invece così non è stato. Ha pareggiato, abbiamo visto la sovrimpressione, il Monticelli contro l'Agnonese, sempre nel girone F di Serie D. Torniamo però a Bergamo, dove ci sono state delle sostituzioni soprattutto in chiave orobica. Paolo Renzetti, un minuto e mezzo. Sì, grazie Andrea, prendiamo la linea qui da Bergamo, dove siamo giunti al 20esimo minuto, quasi 21esimo sul nostro cronometro, sempre 1-0 per l'Atalanta. Doppia sostituzione tre minuti fa in casa bergamasca, perché sono entrati in campo Chessi al posto dell'ex biancazzurro Cristante e Paloschi per Petagna. Attacca l'Atalanta e questo tiro dalla distanza di Atebor, con la parata centrale del portiere del Pescara, Bizzarri. Dunque due sostituzioni in casa atalantina, non cambia però nella sostanza lo schieramento della formazione nerazzurra, mentre ora il pallone termina sul fondo su un lancio di Zampano per... Tanto, scusami Paolo, do la notizia del pareggio della Vastese contro il Romagna Centro, ha segnato Galizia su calcio di rigore. Dunque Vastese 1, Romagna Centro 1, a te. Sì, dicevo, stavo per concludere Andrea, solo per aggiungere che nel periodo non collegato è arrivata anche la prima ammonizione in casa atalantina, perché è finito sul taccuino del signor Fabri di Ravenna Masiello, che era andato a colpire un giocatore del Pescara, mi era sembrato Memushai, proprio nella zona di centrocampo. Dunque parità per quanto riguarda le ammonizioni, una per parte, Masiello nell'Atalanta e Muntari nel Pescara. Ricordo la doppia sostituzione in casa atalantina, con l'ingresso in campo di Chessi e Paloschi per Cristante e Petagna. Sono 22 i minuti di gioco nel corso della ripresa, dunque siamo alla metà di questo secondo tempo. Sempre 1-0 per la formazione di casa, a decidere il gol al 14esimo realizzato da Gomez. Linea a te. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Allora, sempre 0-0 in Lega Pro, le partite Reggiana Mantova e Sud Tirolo Albino Leffe, siamo negli ultimi 10 minuti, minuto più, minuto meno. Andiamo in Serie D, girone G, da Paolo Tilli per un paio di minuti per Sansepolcro L'Aquila. Paolo. Sì, grazie. Qui siamo esattamente al 19esimo minuto, il punteggio è sempre sull'1-0 in favore della formazione abruzzese dell'Aquila. Ci sono state alcune sostituzioni per quanto riguarda, cominciando con l'Aquila, Pier Francesco Battistini al quinto minuto della ripresa ha sostituito Valenti, il numero 10, con il numero 15, con Gagliardini, che ha preso posto come difensore centrale, quindi chiaro l'intento dell'allenatore dell'Aquila di rafforzare il settore difensivo vista la inferiorità numerica, anche perché qualche secondo prima Sansepolcro si è reso pericoloso con Mortaro, sicuramente il migliore dei bianconeri, che con un tiro aveva impegnato il portiere avversario. Quindi questa sostituzione che permette all'Aquila di avere una maggiore capacità difensiva. Il Sansepolcro ha inserito invece Costanzo, un centrocampista avanzato, un rifinitore, un trequartista, in sostituzione di Giorni, che è un terzino, un laterale
e quindi chiaro invece l'intento del San Sepolcro di rinforzare il reparto offensivo. E in effetti il San Sepolcro sta in questo momento da qualche attenzione minuto, Paolo, scusami, torno da te, ma c'è un gol a Bergamo, torno subito da te, Paolo. Il raddoppio dell'Atalanta con Grassi che è andato a mettere il pallone in rete, errore della difesa bianca soprattutto di Zampano, che ha lasciato campo libero a Gomez, che ha passato a centrare a terra Grassi, maglia numero 88 per il giocatore ex Napoli, per lui una sorta di rigore in movimento. Non c'è stato davvero nulla da fare anche in questa circostanza per Bizzarri, con il pallone che si è infilato alle sue spalle. Siamo giunti al 24esimo qui a Bergamo, il parziale che vede ora la formazione di casa in vantaggio per 2-0. Il gol di Grazia, a te la linea. Grazie, possiamo tornare allora da Paolo Tilli. Paolo. Sì, vi dicevo, chiaro quindi l'intento del San Sepolcro invece di rinforzare il reparto offensivo. Per quanto riguarda la cronaca, invece tre minuti fa, circa pochi secondi prima del collegamento, l'arbitro ha ammonito il numero 9 dell'Aquila, Noman, per proteste. Era uno dei giocatori che avevamo descritto nel finale del primo tempo, forse tra i più nervosi, quindi per lui cartellino giallo. Adesso ce n'è un altro in arrivo di cartellini gialli, sempre per un giocatore dell'Aquila che ha atterrato Costanzo, si tratta del numero 11, punito il numero 11 Dictevicius per l'Aquila, quindi una partita che rispetto al finale del primo tempo sicuramente ha ritrovato un po' di tranquillità, però evidentemente l'arbitro ha estratto in questa prima fase della ripresa due cartellini per Vicius e Noman. Si va avanti sull'1-0 per l'Aquila, però sicuramente il baricentro del San Sepolcro in questa ripresa si è spostato abbondantemente in avanti, la formazione bianconera è alla ricerca del pari, sta manovrando decisamente meglio rispetto al primo tempo, anche se di azioni veramente pericolose c'è stata solo quella che ha portato al tiro Mortaro. Io penso di avervi detto tutto e quindi vi restituisco la linea ribadendo il risultato 1-0 in favore dell'Aquila quando siamo esattamente al 22esimo minuto. Grazie a Paolo Tilli. Subito da Paolo Renzetti, perché c'è stata una sostituzione importante poco fa nel Pescara. Paolo. Sì, è entrato in campo esordio assoluto per Koulibaly, di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione con l'intervista al suo procuratore Donato Di Campi, che è presente qui a Bergamo. Dunque esordio assoluto nel Pescara per Mamadou Koulibaly, maglia numero 33 per lui, che è entrato in campo subito dopo il gol dell'Atalanta al posto di un impalpabile che tra l'altro qualche minuto prima. Ok, Paolo, io devo riprendere un attimo la linea, ma riapprontiamo con te il collegamento telefonico. Nel frattempo chiedo alla regia di andare con le schermate dalla Serie A alla Serie D, poi torneremo da Paolo Renzetti, ma insomma vi abbiamo voluto dire che dopo il gol di Grassi c'è stato l'esordio, l'ingresso in campo e quindi l'esordio assoluto in Serie A per Mamadou Koulibaly, che dunque dopo la prima convocazione gioca anche i primi minuti in Serie A per quello che potrebbe essere un gioiello del domani. Ecco qui i risultati della Serie A: l'Atalanta dunque con Grassi ha raddoppiato, Atalanta Pescara 2-0, c'è stato anche il pareggio del Bologna contro il Chievo alcuni minuti fa, gran gol di Verdi, poi sempre 0-0 Cagliari-Lazio e Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Juventus anche qui sempre sullo 0-1. Vediamo la Lega Pro. Siamo ad una manciata di minuti dal 90esimo, sempre pomeriggio senza gol. Reggiana Mantova e Stuttiro Albino Lef sono sullo 0-0. Si è segnato e come in Serie D. Vediamo il girone F con un risultato che probabilmente chiude il campionato. La Fermana ha battuto il Matelica 2-1 dopo la rete di Titone sul rigore, la rimonta firmata Molinari e Cremona anch'egli sul rigore e dunque Fermana batte Matelica 2-1. Gli altri risultati: Alfonsine Jesina 2-1 con le reti di Sciba, Casalone e Rosetti, Castelfidardo San Maurese 0-1 rigore di Bonandi, Civitanovese Campobasso 0-3 Esposito e poi nel finale Iaboni e Vitelli. Intanto c'è il raddoppio del Bologna con Zemaili, dunque il Bologna ribalta il risultato
risultato contro il Chievo 2-1. Restando in Serie D, Monticelli Agnonese 1-1 nei minuti di recupero, il pareggio di Francesco Terrenzio per il Monticelli dopo il rigore di Ragazzu che aveva portato in vantaggio nel primo tempo l'Agnonese. Giocate ieri San Nicolò Pineto 1-1 e San Marino Vispesaro 0-0. Pareggio dunque della Vastese su calcio di rigore. Galizia ha ripreso il Romagna Centro 1-1, ma si gioca perché la partita dell'Aragona è iniziata alle ore 15. Dunque siamo ormai nell'ultima fase, nell'ultimo quarto d'ora. Vediamo il girone G. In questo caso sono due le partite che si stanno ancora giocando. Nuorese-San Teodoro, il punteggio è di 1-0, rete nel secondo tempo di Facundo, e l'Aquila è ancora in vantaggio a Sansepolcro nonostante l'inferiorità numerica. Gli altri risultati: al Balonga Latte Dolce-Sassari 5-0, abbiamo quattro marcature, quelle di Cruz, Giannone sul rigore, Gurma e Magliocchetti, Arzachena-Lanusei 2-0, reti di Sanna e Branicchi sul rigore, Avezzano-Trestina 2-3, reti di Nonni, c'è Cagnoli sul rigore, Salis, poi rimonta quasi completata dall'Avezzano con Leto sul rigore e con Padovani, poi due gol annullati per fuorigioco sempre a Padovani e poi anche a Bittaglie che è stato anche espulso nella circostanza per proteste anche per un fallo di reazione. Città di Castello, Rieti 1-3, De Martis, Scotto, Bianchi, Accorcia, Macagno, Flaminia, Monterosi 0-1, Pippi, poi a tavolino Muravera, Foligno 3-0, Torres, Ostiamare 0-4, reti di mano Roberti, Belardelli e Bellini. Torres ha chiuso in 9 uomini per le espulsioni di Accardo e Marcangeli, e poi le due gare, vi abbiamo già detto, ancora in corso: Nuorese San Teodoro e Sansepolcro L'Aquila. Poi vedremo più tardi anche la classifica, ma torniamo da Paolo Renzetti. Paolo, stavamo commentando questo debutto di Coulibaly. Sì, e siamo intanto giunti alla mezz'ora, anzi 31esimo sul nostro cronometro, sempre 2-0 per l'Atalanta. Sì, l'unica nota positiva di questa giornata, lo possiamo dire Andrea, almeno fino a questo momento, l'esordio assoluto con la maglia del Pescara del centrocampista 18enne senegalese Mamadou Coulibaly, che ha preso il posto di un impalpabile Verre, che tra l'altro poco prima era stato anche ammonito dal direttore di gara Fabbri di Ravenna. Dunque esordio per questo giovane di cui avevamo parlato proprio all'inizio della nostra trasmissione con Donato Di Campi, il suo procuratore anche di Marco Verratti, che questa mattina a Bergamo avevamo portato ai nostri microfoni proprio auspicando un esordio del giocatore senegalese. Aveva detto Di Campi che probabilmente sarebbe andato in panchina, è andato in panchina Coulibaly e ha esordito quest'oggi qui a Bergamo con la maglia del Pescara, giocatore di cui probabilmente sentiremo parlare. Per il resto c'è davvero poco da aggiungere Andrea, perché la gara è qui, crediamo sia praticamente finita. Ha segnato Grassi, contanto... Paolo, che in più di una circostanza era stato accostato al Pescara, esatto, sia in estate sia nel mercato di gennaio. Esatto Andrea, stavo proprio per dire questo. Grassi era stato un giocatore in passato finito nel mirino, nel taccuino dei dirigenti del Pescara, poi invece il trasferimento a Bergamo di questo giocatore, credo di proprietà del Napoli, giocatore che non aveva fatto vedere oggi chissà che, ma che si è fatto trovare pronto su quel cross di Gomez, che sta davvero facendo quasi una partita a sé oggi in questa sfida tra biancazzurri e nerazzurri. Gomez, giocatore davvero sprecato, crediamo, nell'Atalanta, giocatore che oltre ad aver segnato il gol dell'1-0 ha propiziato tutte le azioni più pericolose per la formazione guidata da Giampiero Gasperini, che sta vincendo questa partita per 2-0, direi più che meritatamente. Non fosse altro che nel Pescara il migliore in campo è stato fino a questo momento di gran lunga Albano Bizzarri, che in passato era stato anche criticato in maniera giusta per qualche partita disputata evidentemente non al meglio. In questa stagione, se il Pescara ha incassato fino ad oggi, e non vorrei sbagliarmi, 65 reti, sicuramente le colpe non sono solo di Albano Bizzarri, ma di tutta una squadra che continua a mostrare grossi limiti per questo campionato. Intanto attenzione, perché attacca il Pescara in area di rigore, il tiro e il pallone che termina di un soffio al lato con Ben Ali, che va a mancare il gol del 2-1, e c'è anche il calcio d'angolo per la formazione biancazzurra.
davvero azione caparbia di Ben Ali che in area di rigore ha superato due, poi tre avversari dell'Atalanta. C'è stata questa conclusione deviata e c'è il calcio d'angolo per il Pescara. Allora stiamo la battuta di Lelian Memusciai prima di restituire la linea allo studio, la battuta corta, pallone all'indietro per Crescenzi, ancora Crescenzi, attacca il Pescara, il cross in area di rigore, riesce ad allontanare la difesa dell'Atalanta, ma ancora il Pescara con Muntari, pallone all'indietro, Pescara che ora cerca di farsi vedere con Biraghi, il traversone in area di rigore troppo corto per Cervi, su di lui l'anticipo di Collini che va ad abbrancare il pallone, a rimettere la sfera in gioco. Quando siamo giunti al 34esimo a Bergamo, ricordo il parziale, Atalanta 2, Pescara 0, a terra linea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, io saluto, do il buon pomeriggio a Luigi Mastrangelo, ciao Luigi. Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti. Allora, un pomeriggio che non diverge come risultato dagli ultimi pomeriggi, ma dall'intera stagione. Ecco, negli ultimi minuti però annotiamo questa novità, ecco, questa sì, il debutto di questo giovanissimo di cui si dice un gran bene, questo Mamadou Coulibaly, che proprio oggi, dopo la prima convocazione, gioca i primi minuti in Serie A. Beh, sì, questa è una bellissima storia umana, prima che calcistica, perché questo ragazzo ha avuto una storia molto difficile, insomma se ne è parlato tanto, è arrivato in Italia e ha sofferto molto, e adesso invece ha un'occasione di anche di costruirsi un futuro professionale, che è la cosa più importante per lui, quindi dimostra come il calcio sia veramente un veicolo di integrazione e sia anche un'occasione di lavoro per tanti giovani che possono mettersi in luce. Forse veramente l'unica cosa di cui vale la pena parlare, probabilmente. Beh, anche perché per il resto, intanto in questo momento, non torniamo da Paolo Renzetti, lo dico io, esce il capitano Lelian Memusciai, che peraltro da domani risponderà alla convocazione della nazionale albanese, al suo posto entra Grigoris Castanos, e poi toccherà anche a Jean-Christophe Baybeck, che prenderà il posto di Francesco Zampano, dunque doppio cambio per il Pescara. Per il resto, prestazione che definiamo come, Luigi, quella del Pescara? Guarda, direi persino peggio del solito, non so se oggi veramente non ho visto nulla, scusami, mi chiedevo cosa dirti quando mi avresti chiamato e sinceramente non vedo un peggioramento, se persino è possibile. L'Atalanta ha giocato con una facilità praticamente irrisoria. L'unica cosa che non c'era miglior avversario del Pescara per riprendersi dopo il 7-1 di Milano. Sì, vabbè, però quello è stato, credo, veramente un episodio, perché il campionato dell'Atalanta è veramente un campionato stupendo, un lavoro di Gasperini, tra l'altro Gasperini è un allenatore che noi a Pescara amiamo molto nella sua vecchia veste di giocatore, perché qui ha fatto tanto bene e tutti lo ricordiamo con affetto. Gasperini ha fatto un lavoro notevole, insomma, al di là dell'episodio del 7-1, perché poi quelle sono partite che, sai, quando incominci a prendere 2-3 gol di fila, poi ne puoi prendere anche se appunto 6 o 7, ma insomma non infice il valore complessivo di una squadra che è a livello del Milan e dell'Inter, anche a livello di punti, quindi insomma grande merito all'Atalanta. Però ecco, se poi il Pescara è così arrendevole dall'altra parte, non devono neanche soffrire più di tanto per fare altri 3 punti che complessivamente meritano. Tra l'altro il primo gol con una soluzione tattica che ho visto spesso fare all'Atalanta, cioè il cross radente rasoterra molto forte, di solito quando si arriva sul fondo si cerca il cross per il colpo di testa, invece l'Atalanta spesso cerca questi cross radenti che mettono in difficoltà appunto la difesa, che si aspetta di dover intervenire di testa e mettono l'attaccante dal lato opposto in possibilità di tiro. Questa è un'azione che ho visto più volte quest'anno nell'Atalanta. Tra l'altro mi pare, Luigi, di aver visto il movimento di Crescenzi, che è andato un po' a coprire l'eventuale tiro a rientrare di Gomez o il tentativo di dribbling, ha lasciato scoperto il primo palo ed è partita quella rasoiata di Gomez che ha realizzato poi il gol dell'1-0 in quel modo. Non so se hai avuto la stessa sensazione. Tanto palo dell'Atalanta. Ah, ecco, sì, in generale, Andrea, dico questo, va bene che dobbiamo fare gli esperimenti, va bene tutto. Io c'è una cosa che sinceramente ho difficoltà a capire, c'è Crescenzi all'ala, sinceramente non lo capisco, ma forse è un mio limite, quindi
Guarda, anche perché un paio di volte l'ho visto. Voglio dire, Luigi, c'erano le soluzioni, c'era la soluzione Castanos, non essendo al massimo Mitrizza, poi al netto anche di giocatori assenti o non al 100% come Baybek, che era anche lui una soluzione importante, ma era rientrato in settimana nel gruppo, quindi non era possibile schierarlo dal primo minuto. C'era però Castanos ed è stato preferito invece mettere un difensore, si è preferito mettere un difensore come esterno alto. No, ma si è visto che Crescenzi, perché per carità è un ottimo terzino ma è un altro mestiere, si è trovato in difficoltà, perché ho visto un paio di volte quando il Pescara ha preso palla che invece che allargarsi come dovrebbe fare un'ala per poi andare a cercare il cross, si è stretto come di solito fa quando è il difensore, ma in realtà si trovava dall'altra parte. Ma insomma, questi sono particolari, veramente oggi, ripeto, non so che cosa dire, Andrea. Certo, non c'è molto altro da aggiungere. Noi abbiamo provato a dire da un punto di vista tecnico, e con questo magari andiamo anche a chiudere questo tuo collegamento, che è un giocatore di cui si è sempre parlato molto bene come Brugman, praticamente Zeman non lo vede, perché nella sua gestione ci sono due minuti più recupero giocati a Genova contro la Sampdoria e poi sempre panchina. Ora non sarà al 100% perché ha problemi un po' legati alla pubalgia, però è un giocatore che comunque si è sempre allenato regolarmente in gruppo, quindi non sarà al 100% ma neanche messo così male da essere escluso sempre. È una scelta tecnica evidentemente. Guarda, ci stavo pensando proprio stamattina leggendo il giornale e guardando le formazioni, perché in effetti pensavo che il cambio naturale fosse Brugman. Ma evidentemente Brugman, che è un giocatore molto portato al palleggio anche in orizzontale, cioè gli piace tenere molto palla, appoggiarsi sull'esterno e poi riprendere palla, fa un buon gioco, non diciamo, verticalizza. Probabilmente è la spiegazione che mi sono dato, perché in effetti diciamo sta preferendo un centrale fisico, probabilmente anche per dare un po' di copertura dietro, visto che gli arrivano da tutte le parti, e quindi forse almeno un centrocampista che faccia filtro può essere utile. Però ecco, altre spiegazioni non ne vedo, oppure si tratta semplicemente di esperimenti, potrebbe essere valido il ragionamento contrario, cioè visto che quella cosa la conosce ne sta provando altre per vedere se ha per l'anno prossimo delle possibilità alternative. Certo, certo. Beh, Koulibaly potrebbe essere comunque un'alternativa da questo punto di vista, un giocatore ecco, che ora sta vedendo all'opera Zeman, lo vede all'opera anche negli allenamenti, è un giocatore sul quale poter magari puntare già dal prossimo anno, chi lo sa. Per ora grazie Luigi. Grazie a te Andrea e saluto a tutti i telespettatori. Grazie a Luigi Mastrangelo. Allora torniamo da Paolo Renzetti, perché poco fa abbiamo visto anche qualche numero di Koulibaly che si è ben destreggiato sullo stretto. Paolo. Sì, ha fatto vedere quello di cui è capace questo giocatore molto giovane, che comunque ha già gli occhi addosso di tante formazioni importanti del nostro campionato. C'è stato anche qualche applauso dalle tribune proprio per la giocata di Koulibaly. Siamo giunti al 42esimo, sempre 2-0 per l'Atalanta. C'è il quarto tiro della bandierina per il Pescara, pallone in area di rigore rinviato di testa da Mattiello, poi è Muntari che cerca di servire un compagno, sbaglia tutto e favorisce il recupero dell'Atalanta, che cerca di portarsi in avanti, poi però Muntari va ad anticipare di testa Chetti e Pescara che può riportarsi in avanti. Pescara che sta facendo vedere qualcosa negli ultimi minuti di meglio rispetto alla parte centrale del secondo tempo, grazie anche all'ingresso in campo di Koulibaly e anche di Baybek, che ha toccato un paio di palloni importanti, facendo vedere quantomeno di essere tornato ad una discreta condizione fisica. Baybek, che in settimana aveva speso parole d'amore per il Pescara dicendo di essere disposto a restare in riva all'Adriatico anche la prossima stagione, anche se il Pescara ripartirà dalla Serie B. Dunque vedremo quando terminerà questa stagione sciagurata e se nelle strategie di mercato del Pescara ci sarà anche il lavoro della dirigenza per cercare di trattenere per la prossima stagione in Abruzzo il giocatore di proprietà del Paris Saint-Germain, che quest'anno è stato davvero poco impiegato per diversi problemi fisici capitati in una stagione che è stata davvero dannata per tanti giocatori del Pescara, oltre che per la squadra allenata
da Zdenek Zeman. Intanto Paolo, fammi dare l'aggiornamento che abbiamo visto in sovrimpressione, perché nel finale il Romagna Centro si è portato nuovamente in vantaggio, ha segnato Ferri su calcio di rigore, dunque Vastese 1, Romagna Centro 2, prosegue il momentum della squadra di Favo. A te. Sì, siamo giunti intanto al 43esimo, sta per scoccare, anzi il 44esimo, c'è però questo contropiede di Pescara con Biraghi, il servizio sulla sinistra. Tanto scusami per... Paolo, gol della Fiorentina, al 90esimo ha colpito la Fiorentina, non ho visto il marcatore, ma comunque c'è questo gol che arriva al 90esimo, penso Kalinic, l'autore del gol, sì, confermiamo, pallonetto di Kalinic, partito sul filo del fuorigioco, scavalcato Kordaz e dunque al 90esimo la Fiorentina sblocca il punteggio allo Shida e si porta dunque avanti con Kalinic. A te. Sì, prendiamo la linea nuovamente qui da Bergamo, intanto è stato ammonito Atebor. Anzi Paolo, facciamo una cosa, visto che ormai non c'è molto altro da aggiungere, io riprendo la linea perché do i finali di Lega Pro e anche le classifiche di Serie D che non abbiamo mostrato in precedenza, perché si è conclusa con una vittoria dell'Albino Leffe, una delle due partite delle 14.45, possiamo vedere la schermata mentre vanno iniziando le gare delle 16.45, sempre a causa di questo posticipo di un quarto d'ora per provvedimento antiviolenza varato da Lega Pro e Assocalciatori insieme. Reggiana Mantova 0-0, invece con un gol di Loviso l'Albino Leffe al 94esimo ha espugnato il campo del Sud Tirol. Stanno iniziando le gare delle 16.45, ancora Pordenone, Feralpi Salò, San Benedettese, Lumezzane Maceratese, Modena Padova e Parma Fano. Un attimo vediamo la classifica per vedere l'Albino Leffe che con questa vittoria sale a quota 43 punti, dunque ben all'interno della zona playoff, mentre il Sud Tirol resta a quota 32 punti, dunque al momento appena al di fuori dalla zona playout, ma stanno per giocare anche le altre concorrenti. Vediamo ora le classifiche dei due raggruppamenti di Serie D, perché prima abbiamo visto i finali, l'unico cambiamento è che il Monterosi ha vinto non 0-1 ma 0-2, il raddoppio è stato firmato da Piro, gli altri risultati sono confermati. Dunque nel girone F guardiamo qui la Fermana più 11 sul Matelica, 57 contro 46, poi Vispesaro 45, San Nicolò 44, la San Maurese che sale a quota 40 punti, quinto posto è a lungo su Agnonese a quota 37, ma anche sulla Vastese che al momento resta a quota 35 ma non è ancora finita all'Aragona. Clamorosamente si lancia verso la rincorsa al quinto posto il Romagna Centro, se dovesse la squadra del Romagna conquistare la vittoria, vedete il Romagna a quota 37 punti, ecco è finale ora a Vasto, finale ora, dunque confermiamo questa classifica, Romagna Centro 37 punti a 3 punti dalla zona playoff, una squadra che fino a un mese fa lottava per salvarsi, ora addirittura è a un passo dai playoff, questo anche grazie a uno 0-3 a tavolino che è stato assegnato per il derby con l'Alfonsine che era finito sul campo 1-1. Da quel momento la squadra si è lanciata, intanto terzo gol del Bologna, segnato Verdi, Bologna 3, Chievo 1. Proseguendo la classifica, il Campobasso aggancia la Vastese a quota 35, poi San Marino 34, Jesina 33, Monticelli 31, Pineto 30, Alfonsine 22, Recanatese 21, Castelfidardo 18, Civitanovese 17. Il punto del Pineto di ieri contro il San Nicolò acquista ancora più peso dopo i risultati di oggi. Dunque bene così per il Pineto che è vicino alla salvezza, anche se mancano ancora sette giornate prima della fine del campionato. Vediamo ora il girone G. Tanto prego la regia di contattare appena possibile Paolo Tilli per conoscere il finale di Sansepolcro L'Aquila. Rieti che guida la classifica con 58 punti, poi Arzachena 57, Monterosi 56, resta questo trio a lottare per la vittoria del campionato con un possibile inserimento chissà anche dell'Alba Longa che di punti ne ha 52 come l'Ostia Mare. Poi L'Aquila e Nuorese 50, Sansepolcro 41, Avezzano 39, Flaminia 36, Trestina 36, Lanusei 31, Latte Dolce 27, Sant'Edoro 22, Muravera 21, Torres 16, Città di Castello 14 punti. Questa dunque la
classifica. Siamo ormai nei minuti di recupero. Intanto c'è un gol, c'è il gol dell'Atalanta. Torniamo da Paolo Renzetti solo per questa annotazione. Paolo. Il 3-0 dell'Atalanta è stato ancora Gomez, il pallone in rete, azione simile a quella del vantaggio dell'1-0 della formazione tropica. Gomez ha ricevuto palla in area di rigore, adesso alle spalle di Pizzarri, non c'è più tempo, la gara termina con il risultato di Atalanta 3 per gara 0. Ok Paolo, torniamo da te tra pochissimo per la chiusura su questa partita. Paolo Tilli da San Sepolcro. Sì, qui siamo nettamente in ritardo, nel senso che il 45esimo è scoccato, ma non è stato indicato ancora il 6 minuti, no, mi dicono 6 minuti di recupero, perché ci sono state tantissime interruzioni, soprattutto da parte dei giocatori dell'Aquila, che finiscono a terra per crampi, quindi l'arbitro è costretto ad interrompere il gioco, deve entrare il massaggiatore e quindi si allungano i tempi. Il punteggio è sempre fermo sull'1-0. Il San Sepolcro adesso è in doppia superiorità numerica, perché al 35esimo della ripresa, per il secondo cartellino giallo, è stato espulso Noman, il numero 9 della formazione dell'Aquila, quindi San Sepolcro in 11, però la formazione bianconera non riesce a scardinare la difesa. Adesso guadagna un calcio d'angolo. Dobbiamo dire che nei minuti in cui non siamo stati collegati ci ha provato Terzini del San Sepolcro dalla distanza, il tiro potente e teso, però leggermente fuori bersaglio. Per quanto riguarda l'Aquila, dobbiamo dire, nel nostro taccuino praticamente non abbiamo segnato nessuna azione, tranne quella del rigore della prodigio del portiere dell'Aquila, che viene abbracciato dai compagni, dal numero 6, ha tirato fuori la palla dalla porta su una deviazione aerea proprio sotto misura, a pochi centimetri, un riflesso spettacolare esattamente al 47esimo da parte del portiere dell'Aquila, che adesso si prepara il traversone del San Sepolcro, palla allontanata dalla difesa, e quindi ci sono ancora da giocare 4 minuti per questo. Per questo recupero il San Sepolcro naturalmente sta giocando rovesciato tutto nella metà campo dell'Aquila, alla ricerca del pareggio. Adesso colpo di testa di Mortaro, però la palla è fuori, ma autentica prodezza di Alessandro Farroni, portiere dell'Aquila, con sicuramente l'azione più pericolosa costruita dal San Sepolcro praticamente allo scoccare del 47esimo minuto. Non so se io devo andare avanti. Allora guarda Paolo, facciamo una cosa, resta collegato, io riprendo la linea tra un paio di minuti, torno da te proprio per seguire il fischio finale della partita. Ti prego di restare. È stato ammonito là il portiere per perdita di tempo, ecco, diciamo così. Perfetto, guarda, rimango tra un minuto e mezzo, due minuti, torno da te. Torno da Paolo Renzetti ora per un rapidissimo commento, Paolo. Sì, rapidamente, avevamo già detto di una partita praticamente conclusa nel finale al... Paolo? Sì, scusami, sentivo una voce in sottofondo, dicevo rapidissimamente, avevamo già praticamente commentato questa partita che si era chiusa dopo il 2-0 di grazia al 24esimo, poi nel recupero, nei 3 minuti di recupero, proprio nell'ultimo dei 3 minuti di recupero comandati dal signor Fabbri di Ravenna, è arrivata la terza rete di Gomez, doppietta per il giocatore sudamericano, vittoria netta senza discussioni per l'Atalanta, per il Pescara ancora una sconfitta in una partita che obiettivamente ha visto la formazione di casa comandare, primeggiare dall'inizio alla fine. Ricordiamo la doppietta di Gomez al 14esimo del primo tempo e al 48esimo della ripresa, nel mezzo al 24esimo del secondo tempo il gol di grazia, Muniti, Muntari, Mattiello, Verre e Otebor. Gara giocata di fronte a 18.000 spettatori, Atalanta che batte il Pescara per 3-0. Ora ci sarà la sosta il 2 aprile, di nuovo in campo all'Adriatico con il Milan. È tutto per il momento dalla tribuna stampa dell'Atleti Azzurri d'Italia. A te Andrea. Grazie Paolo, torniamo da Paolo Tilli per il finale di gara, fino alla fine. Paolo? Sì? Pronto? Vai Paolo Tilli. Costanzo, un rimpallo, sembra di essere in un flipper,
pallone ancora allontanato, è un assedio, blocca ancora il portiere Farroni, che sicuramente si sta guadagnando il rimborso in questo finale di partita. Veramente prodigioso il suo intervento prima, decisamente meno impegnativo questo, però il tiro piuttosto violento anche se centrale, e Farroni ha bloccato. Siamo al 50° esatto, quindi al nostro cronometro manca esattamente un minuto per le residue speranze del San Sepolcro, e c'è la punizione. Una punizione dal limite dell'area per il San Sepolcro, siamo a pochi centimetri dalla linea dell'area grande, quindi sarebbe stato calcio di rigore proprio all'altezza del dischetto, quindi in una posizione centralissima. Sarà l'ultima emozione di questa partita, che ha riservato le poche emozioni al di là del rigore, che è sempre una fase emozionante, agli ultimi 15 minuti di gara, quando il San Sepolcro è passato nel doppio vantaggio numerico con i giocatori in campo. Adesso praticamente è un calcio di rigore, ovviamente con la barriera e ovviamente dal limite dell'area, siamo a 50 centimetri fuori dall'area grande. Sulla palla ci sono Mortaro e anche Gorini, ma sicuramente sarà Gorini, penso, a calciare. Non è certo il suo punto favorito, praticamente un muro di maglie verticali rosso-blu davanti al portiere Farroni, all'altezza, a metà campo, tra il dischetto del rigore e la porta. 5 giocatori dell'Aquila, la rincorsa è di Gorini, la palla sopra la traversa di un soffio, è calcio d'angolo, però è stata rinviata, è stata toccata la palla, quindi finisce qui la partita, l'arbitro non dà il tempo per battere il calcio d'angolo, fissa la fine della gara, quindi esattamente con 20 secondi di anticipo l'arbitro sancisce la vittoria dell'Aquila per 1-0, la prima vittoria della gestione di Pierfrancesco Battistini. Un San Sepolcro che veramente non ha fatto vedere sicuramente una delle partite più brutte della formazione bianconera qui al Buitoni, San Sepolcro che si è svegliato solamente nei minuti finali di questa gara, e l'Aquila che veramente con il minimo sforzo, senza praticamente aver neanche mai tirato in porto, impegnato David, ottiene il bottino pieno in questa gara. Io penso che sia tutto dal Buitoni, ribadisco il risultato, San Sepolcro 0, l'Aquila 1. Grazie per averci seguito, a voi. Grazie. Studio. Grazie a te Paolo, grazie a te. Ringraziamo Paolo Tilli. Il Buitoni porta bene l'Abruzzesi. Alla prima giornata l'Avezzano vinse 2-0 sul campo del Vivi Alto Tevere. Ora anche l'Aquila espugna, nonostante le difficoltà, nonostante una rosa dimezzata, comunque impoverita dalle tante assenze, importante vittoria, la prima della gestione Battistini dopo quello 0-3 shock contro il Flaminia. Una vittoria firmata da Minincleri sul rigore. Una L'Aquila caparbia e brava a resistere in 10 uomini per tutto il secondo tempo, ed è praticamente l'unico sorriso che ci arriva da questo pomeriggio, visto che la Vastese ha perso in casa contro il Romagna Centro, visto che l'Avezzano ha perso in casa contro lo Sporting Trestina, ieri c'era stato il pareggio tra San Nicolò e Pineto, il Pescara ha perso 3-0 sul campo dell'Atalanta. A proposito, vediamo la schermata della Serie A con i risultati finali anche delle gare del pomeriggio. Allora, ricapitolando tutto, Atalanta-Pescara 3-0, aggiorniamo perché ovviamente nei minuti di recupero è arrivato il gol anche di Gomez, doppietta per il Papu, nel mezzo il gol di Grassi. Bologna-Chievo 4-1, segna Castro alla fine del primo tempo, poi nella ripresa il Bologna completa una grande rimonta con Verdi, doppietta di Zemaili e gol anche di Federico Di Francesco, il figlio di Eusebio, l'ex Pescara e Virtus Lanciano. Poi Cagliari-Lazio 0-0, Crotone-Fiorentina 0-1, Kalinic nel finale. Empoli-Napoli 2-3, giocata alle 12:30, le reti di Insigne, Mertens, Insigne, nella ripresa El Kadouri e Maccarone su rigore. Napoli che ha fallito con Mertens un rigore sullo 0-0. Giocata ieri Milan-Genoa 1-0, Sampdoria-Juventus 0-1, gol partita di Quadrado. Torino-Inter giocata ieri 2-2, alle ore 18 Udinese-Palermo, alle ore 20:45 Roma-Sassuolo.
La classifica in testa la Juventus con 73 punti, poi il Napoli 63, la Roma che giocherà questa sera 62, Inter e Lazio, ma anche l'Atalanta 55, dunque terzetto per la zona Europa League, Milan che si avvicina a quota 53 punti, poi Fiorentina 48, più staccato il Torino. Con la Sampdoria quota 41 punti, Chievo 38, Bologna 34, Udinese 33, Cagliari 32, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12, ancora una volta il Palermo ha l'opportunità di giocare dopo la sconfitta dell'Empoli, ha l'opportunità eventualmente di accorciare le distanze e di riaprire la lotta salvezza, per farlo però il Palermo dovrà espugnare la Dacia Arena di Udine. Uno sguardo ancora alla Lega Pro, non ci sono gol nelle gare iniziate alle 16.45, sullo 0-0 Ancona Pordenone, Feralpi Salò San Benedettese, Lumezzane Maceratese, Modena Padova e Parma Fano, finali Reggiana Mantova 0-0 su Tirol Albino F 0-1, gol partita al 94esimo di Loviso. Abbiamo già visto la Serie D, i risultati potete ulteriormente verificarli attraverso il nostro serpentone. Noi dobbiamo andare in pubblicità, poi la terza parte con i commenti dalla sala stampa, dalla mix zone dello stadio Atleti Azzurri d'Italia per il dopogara di Atalanta Pescara.